Eccoci ritrovati con l'appuntamento domenica pomeriggio, l'altra domenica in tour, perché da quest'anno molte novità. Oggi siamo in piazza Azzano Decimo, sempre con me il mio compagno di viaggio, GP Giovanni Pacoric. E allora buon pomeriggio a tutti coloro che ci guardano naturalmente da TPN, Telepordenone, Friuli più Veneto, tanti amici anche già in piazza d'Azzano, Azzano dove è spuntato il sole da un'ora, quindi c'è questa bella manifestazione, Pamela, in piazza. Sì, bellissima. Ecco, che si intitola Sapori aspetta, d'arte. Abbiamo il sindaco che presentiamo subito. Buongiorno, buongiorno sindaco, prego, prego, tieni il microfono Marco. Tengo il microfono, ciao Giovanni. Allora, siamo grazie all'amministrazione comunale e agli amici appunto dei Vele Libere in piazza d'Azzano Decimo per questa primissima puntata dell'altra domenica. Velocemente, tanto abbiamo 2 ore e mezza, intanto cominciamo a vedere che cos'è questa bella manifestazione, Marco. Allora, questa manifestazione innanzitutto è frutto della collaborazione tra 4 realtà del territorio comunale. Come hai detto prima, ci sono Vele Libere, poi ci sono gli amici di San Martino di Tiezzo, il Circolo Culturale di Corva e la Proloco di Cesena. La collaborazione tra queste 4 realtà del territorio ha dato vita a questa bella giornata in cui ci saranno manifestazioni di carattere artistico, oltre che anche degustazioni tipiche del territorio. Quindi un modo per passare un pomeriggio insieme, anche crescendo tutti insieme culturalmente. Quindi li ringraziamo molto per questa opportunità che ci viene data. Bene, ma oltre ad avere l'onore di avere appunto l'ingegner Marco Putto, il sindaco di Azzano Decimo, tra i nostri ospiti, abbiamo 3 persone, Pamela. Allora sì, vediamo chi sono gli ospiti questo pomeriggio. Ospiti. Allora, Lorella Stefanutto, vice sindaco di Azzano Decimo. E vari assessorati che non stiamo qua a dire. Abbiamo abbastanza tempo per sciorinare gli assessorati di Lorella? Sì. Sì, no. Allora, lavori pubblici. Lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica e commercio. Bene, insomma. Ecco. A fianco a Lorella c'è l'assessore, l'assessore Mauro. Buongiorno. Mauro Bortolin. Ah sì, Mauro Bortolin, assessore alla cultura. Scusate, siamo un po' emozionati, assessore, perché è la prima volta che siamo in diretta da una piazza, quindi anche per noi, nonostante siamo un po' anni che facciamo televisione, è una prima volta, no? Allora, Mauro, assessore alla cultura, quindi tu hai partecipato anche all'organizzazione di questa bella manifestazione in quanto assessore alla cultura. Allora, questa è in effetti una manifestazione molto importante, grazie innanzitutto a Vele Libere che ha avuto, diciamo, l'idea e la volontà di mettere in campo questa iniziativa assolutamente importante, di regalare ad Azzano Decimo una giornata importante per la cultura, per l'arte e anche in parte per la gastronomia, visto che vengono riproposti anche, come dire, dei piatti del passato. Questo insomma è un connubio un po' particolare che si è voluto riprodurre e dare l'opportunità a quanti insomma apprezzano questo genere di eventi di assistere a questa manifestazione, e grazie, come ha già detto il sindaco, alle altre associazioni che prima ha nominato, che sono state molto importanti nel concorrere a realizzare questo evento. L'amministrazione, come sempre, sostiene con forza questo tipo di manifestazioni, questo tipo di eventi, perché crediamo che garantiscano la promozione della cultura nel territorio, e quindi sono momenti che danno e fanno crescere una comunità nel suo insieme. Bene, grazie assessore. A fianco a lui chi c'è? Barbara Ballico. E come mai c'è Barbara Ballico qui? Perché lei è Miss Bembo 2016, che sarebbe studentessa di ragioneria. Certo, perché è qua? Perché il sindaco, non più tardi di 3 domeniche fa, mi sembra, sì, Barbara, sì, esatto, ha avuto l'onore, infatti io ero molto invidioso del sindaco, dopo vedremo una bellissima clip di Barbara, che è proprio qua vicino alla piazza, no? C'è la Madonna del Bembo, questa bella, non si chiama sagra, è una festa, una bellissima festa che si tiene in occasione proprio della Madonna del Bembo. C'è una sfilata, eccetera, c'è Miss e Mister Bembo. Io e Pamela ce l'avamo chiesti, ma invitiamo Miss o Mister Bembo? Potevi chissà, invitare anche chissà mister, come mai abbiamo invitato Miss Bembo. Allora grazie a Barbara. Potevi invitare anche il Mister però. Il Mister no. Com'era il Mister Bembo, Barbara? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, era un bel ragazzo. Sì? Potevi invitarlo. Era un bel ragazzo. Sì, devo dire che era veramente un bel ragazzo. Ma ci hai fatto qualche pensierino? No, era bello da vedere. Sì, esatto. Ecco. A livello estetico. Sì. Ma l'hai anche conosciuto? Era simpatico? Oppure... Sì, no, era molto simpatico. Ah, bene, bene. E poi? Poi, vicino a lei, sì, abbiamo Stella Kallegher,
modella di 3000 Sport. Esatto. No, che sì. Voi andate su 3000sport.com, che casualmente penso abbiamo anche un collegamento tra poco, credo. Buon pomeriggio a Lucia. Tra poco, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Grazie. Dopo tutta quest'estate meravigliosa. No, per il momento non abbiamo il collegamento perché con dovremmo collegarci Fabris con lo Stadio Friuli per vedere che cosa è successo ad Udine. Più avanti. Tanti lo sanno già, purtroppo l'Udinese ha perso in casa 2-1 col Chievo, ha dato il vantaggio con Zapata, ma di questo se ne parlerà dopo Edi Fabris in collegamento allo Stadio Friuli. Esatto. Invece, per adesso invece ci colleghiamo con Chioggia, dove abbiamo Andrea Durat. Andrea Durat che è Chioggia, dove c'è Mestre Cordenons, la città nella quale io abito da qualche anno. Andrea, buon pomeriggio, ci senti? Andrea non ci sente, siamo in diretta, siamo dal vivo, vediamo se riusciamo a, più che altro forse lui ci sente, io non sento, vediamo se riusciamo a stabilire questo collegamento, una partita importante per il Cordenons, terza partita per quanto riguarda il Cordenons, purtroppo le prime due sono andate male, due sconfitte, neopromossa prima volta della storia in Serie D. Allora vediamo, no, perché noi sentiamo dei rumori che arrivano dallo stadio, forse lui non sente noi. Vabbè, allora io direi proseguiamo con Stella, sì. No? Nel frattempo vediamo se è in regia. Andrea. Dai, Andrea, forza, crediamo in te. Ecco, eccolo Andrea, eccolo che ci sei, ci sentiamo. Bene. Allora Andrea, buon pomeriggio, ci senti? Sì, sento un po' di... un po' disturbato, ma... Allora, ma vi sento. Ti do la linea, Cordenons, terza partita, partiti male, ma neopromossa. Che cosa succede oggi in questo Mestre Chioggia? Prego Andrea. Sì, eccoci qua, buongiorno, siamo qui a Chioggia, manca 20 minuti per l'inizio della partita, purtroppo quest'ora abbiamo due defezioni a livello di formazione, manca Lele Mandieri già malato e Tacoli non al meglio. Facciamo una prestazione contro una squadra molto importante, siamo venuti per fare dei punti e ce la metteremo tutta, insomma. Benissimo, allora Andrea ci collegheremo durante il corso della partita, intanto grazie per questo collegamento, ci sentiamo più tardi, in bocca al lupo a Cordenons. Grazie Andrea. Grazie mille. Grazie, grazie, a più tardi. Sentivate il vento voi di Chioggia come sentite il vento di Azzano, in questo siamo accomunati tra Veneto e Friuli. Eravamo rimasti su Stella, sì. Perché allora... Se voi andate a scorrere 3000sport.com, qualche mese modelle addietro c'erano le sue foto ed è veramente una bellissima ragazza, Stella. Grazie, si vede. Oltre a questo, lei non è qua casualmente, perché? No, perché lei lavora al Pascià. È uno dei bar Pascià, in più particolare a San Vito al Tagliamento. San Vito al Tagliamento. Ogni tanto vai anche tu in trasferta come giocatore di calcio, perché io so che il primo ottobre sarai a Gleris, ma ne parliamo dopo. Certamente. Potevamo farsi mancare la musica dal vivo? Assolutamente no. Soprattutto la loro, non potevamo soprattutto farcela la loro mancare. E loro sono? Loro sono Anna e Luca, sì. Acoustic Duo. Ovvero sì, Anna Morson e Luca Belluz. E secondo me sono qua perché sono di Azzano Decimo. Pensa te la casualità. Chissà come mai. Pensa che è strano come abbiamo scelto queste cose. Allora, questo pomeriggio, come vedete, io sono molto contento di essere ad Azzano in diretta. Beh, tu, Pamela. Anch'io. Sì. E poi, hai visto, abbiamo portato fortuna, perché è venuto fuori il sole, sindaco. È venuto fuori il sole. Sì, io sono arrivata, è arrivato il sole. Sono partita che pioveva, diluviava da casa mia. Dovrebbero arrivare, qua c'è il sole. Ecco, dovrebbero arrivare anche altri ospiti. Stiamo in attesa di collegarci con lo Stadio Friuli per ascoltare dalle parole, dalla voce, le parole di Edi Fabris, direttore di 3000sport.com, il nostro inviato sempre per quanto riguarda l'Udinese Calcio. Allora parleremo naturalmente di tantissimo di Azzano Decimo, ma parliamo anche di calcio, sapete, alla nostra maniera. Allora se la regia mi dà cortesemente la schermata di quanto succederà tra poco in Serie D, io non la vedo, però loro ovviamente a casa riuscite a vederla. Si parlavo prima che questa è la terza giornata della Serie D, una giornata molto importante per le nostre squadre regionali. Perché? Perché la Triestina, che è al momento in testa alla classifica, incontra in casa la Fenadora, e poi come abbiamo già sentito a Chioggia è in trasferta il Cordenons contro il Mestre per cercare di fare i primi punti della sua storia in Serie D, pensate. Ed infine c'è il Tamai invece che gioca a Tamai con l'Este, quindi sicuramente una bella partita. Questa è la giornata, la terza giornata della Serie D, appunto, che vedete come sovraimpressione. Per quanto riguarda l'eccellenza ne parliamo tra poco. Abbiamo dei bellissimi, parliamo di calcio, non per niente il sindaco ci ha voluto anche qua, perché
domenica scorsa, e poi avremo due bellissimi servizi, è stato inaugurato un bellissimo impianto sportivo in una frazione di Azzano Decimo, ovvero sia a Corva. Allora, se forniamo il sindaco di un microfono, che Stella ne ha addirittura due microfoni, benissimo. Allora, raccontaci, sindaco, l'avventura di questo impianto sportivo. Sì, si tratta del completamento e della copertura della tribuna di Corva. In sostanza l'amministrazione comunale, dopo circa un anno dal suo insediamento, aveva voluto promettere alla cittadinanza che prima della fine del mandato avrebbe ampliato la tribuna esistente e l'avrebbe dotata di una copertura. Oltre a questo, siamo intervenuti sulla recinzione degli impianti sportivi, abbiamo sistemato le stradine d'accesso asfaltandole, sistemando anche gli impianti fognari e anche sistemando un'area retrostante al campo sportivo. Quindi da oggi Corva si dota di una tribuna di 99 posti coperti e la cittadinanza potrà quindi godersi le partite del Corva Calcio al coperto. Quindi un'esperienza insomma positiva per la frazione che vede un tessuto associativo sportivo molto intenso, molto ricco e che quindi ritenevamo che si meritasse una struttura di questo tipo. Quindi la settimana scorsa l'intera amministrazione comunale appunto ha voluto partecipare a questo importante momento di festa. Ecco, lavori assessore ai lavori pubblici che sono andati secondo, come si dice, il timing? Cioè il tempo preciso, si dice timing? Abbiamo rispettato perfettamente i tempi di lavorazione, di esecuzione dell'opera. Sì. Avevamo promesso al caro Calcio Corva che nella prima partita di casa l'impianto sarebbe stato completato e grazie agli uffici e alla ditta che ha realizzato l'opera, questa promessa, che di solito non sempre succede, nel senso che nelle opere pubbliche siamo abituati a vedere prorogare i tempi, in questo caso i tempi sono stati rispettati al millesimo e abbiamo onorato la nostra promessa in modo tale che questo, appunto, quest'opera sia fruibile all'associazione e a tutti quelli che amano il calcio, delle partite, che vanno a vedere le partite. Insomma, è grande soddisfazione anche per noi aver fatto rispettare i tempi di esecuzione dell'opera. Allora, l'assessore Mauro, che abita a Corva, che io ho conosciuto proprio domenica, che squadra simpatizza, assessore, lei? Ovviamente per il Corva, naturalmente, sì, ho capito. Di quelle un po', perché io... Di quelle un po'... Tra di voi c'è un traditore, che no. È bianco-nero, ma non quello giusto friulano, ma non importa, ecco. Lo scopriremo solo vivendo. Allora, i traditori sono due per me. Mamma mia, perché mamma anch'io. Mia. Evitati tu, oggi ecco. Qui adesso. No. Hai avuto la risposta. Invece Lorella, Interista. Ecco. Ahimè. Interista, allora, visto che noi abbiamo un bellissimo gioco... Allora, lanciamo il gioco? Allora, non lanciamo niente perché c'è Lucia che si sta agitando dietro la regia. Esatto, Lucia, perché ci siamo finalmente collegati con lo stadio di Udine. Abbiamo Edi Fabris. Allora, Edi, buon pomeriggio, ci senti? Sì, ti sento un po' in lontananza, ma ti sento. Allora, Edi, cominciata bene, finita malissimo. Ma la considerazione che si può fare così a caldo è che la tattica dell'Appia Operaia non sempre riesce. Contro l'Empoli e contro il Milan, difendendosi lungamente, l'Udinese ha spuntato i gol che sono serviti a vincere, ma non sempre funziona. Oggi contro il Chievo ha subito il gioco del Chievo, un Chievo ben organizzato per 80 minuti, ha segnato un gol casuale, un lampo nel buio e poi... inevitabilmente all'ultimo giro di lancetta ha subito il gol della sconfitta, quindi un bagno di umiltà per questo Udinese che forse aveva pensato di essere forte dopo aver vinto a San Siro col Milan. Ecco, tu sicuramente hai visto tutte queste partite dell'Udinese, come hai detto tu, meglio contro il Milan o oggi un po' troppo gradassi a scendere in campo dopo aver vinto a San Siro? Ma diciamo che a San Siro giocava fuori casa, quindi ha subito l'iniziativa del Milan, un Milan che giocava in casa. Ha segnato un bel gol con Perica che oggi è stato immesso solo a 3 minuti dalla fine. Qui Iachini si è beccato anche una bella salva di fischi poiché sta insistendo su Zapata che è veramente improponibile. Ha segnato un gol di testa ma per il resto è improponibile.
mentre Peris, che se non altro più mobile, è stato tenuto in panchina e messo in campo solo a 3 minuti alla fine. Certo. Sì. Prego, prego. Quindi, direi che è la solita Udinese, dai valori tecnici relativi, tutta formata da giocatori stranieri, è possibile che non ci sia spazio per nessun italiano, mentre il Chievo oggi schierava ben 7 italiani e quindi ha dimostrato che anche con gli italiani si può far bene. L'Udinese invece insiste con questa tattica di tutti stranieri che, come stiamo vedendo, non paga. Bene, allora Eri, io ti ringrazio, ci sentiamo sicuramente domenica prossima, se ci anticipi già la giornata. Sì, gioca domenica prossima contro il Sassuolo in campo esterno. Alle ore 15, mi sembra. Alle ore 15, mentre gioca con la Fiorentina nell'infrasettimanale mercoledì sera. Ecco, quindi due occasioni, diciamo, per potersi rifare di questo scivolone in casa, no? Ma se ci fossero i presupposti, io non li vedo sinceramente, perché la squadra è molto limitata tecnicamente, certo, a mio avviso. Comunque, va bene. Chi vedrà, vedrà. Perfetto, Ed, intanto ti ringrazio, ci sentiamo domenica prossima, grazie ancora e buon pomeriggio. Grazie. Ciao, a presto. Grazie. Ciao. Allora, abbiamo avuto collegamento. Noi stavamo parlando del gioco. Parliamo del gioco del calcio. Gioco. Allora, se ci mettete la schermata del gioco Pascià, il gioco 1x2, ecco, queste sono le partite che oggi pomeriggio, allora, abbiamo scelto. Le partite sono Crotone-Palermo, sì, Inter-Juventus. Ecco, ci sono dei motivi. Crotone-Palermo perché è già il primo derby del sud, no? Perché è la prima volta che Crotone viene in Serie A, quindi prima volta Crotone contro Palermo. Scontro tra ultima e penultima, Palermo penultimo e Crotone ultimo. E poi il derby di Inter-Juventus, che è il derby di d'Italia, si chiama il derby d'Italia, ne so, e casualmente abbiamo scelto Inter-Juventus perché... Ma hai inventato un interista e due juventini, ecco, anche ma tu. Io sapevo di loro due, io pensavo che Mauro fosse un po' più una persona di cuore, di fedele cuore al Friuli Venezia Giulia, invece abbiamo scoperto che anche lui è un traditore. Allora, segniamo i pronostici, no? Hai la penna, te la devo dare io, hai la penna? Segniamo i pronostici. Allora, Marco, Crotone-Palermo. Crotone-Palermo in pareggio. X. Mettiamo un 1-1. Adesso voglio sentire. Inter-Juventus, ore 18. 0-2, ecco. Allora, giustamente per par condicio, andiamo, visto che abbiamo dei politici, andiamo dall'assessore interista. Crotone-Palermo. Vince il Palermo. Palermo, quindi 2. E Inter-Juventus. Ahimè, io veramente sono in imbarazzo. No. Io spero vinca l'Inter, però non è periodo, mi sta dando che la Juve... Ci manca il microfono, scusami Lorella, non siamo ancora abituati, io, ecco. Allora, per quanto riguarda la prima, penso che vinca il Palermo. Sì, vabbè. 2. Crotone-Palermo. Sull'Inter-Juventus io sono interista, però... vedo la Juve molto aggressiva, spero in un pareggio. Bene, quindi spero. X. Adesso andiamo invece dall'altra, vabbè. Bravissima persona, che però è juventino. Beh, su Crotone e Palermo non lo so, forse Crotone potrebbe vincere la sua prima partita sbloccandosi. Di sempre in Serie A, ricordiamolo. Sì, per la prima volta, esatto. Su Inter-Juve, vabbè, insomma, sono scheramantico, quindi dico X, ma penso un'altra cosa, ovviamente. No, devi dirlo. Sì, anche perché si vincono 6 bottiglie di vino, quindi... allora devo dire 2. 2, ecco. Adesso so che invece Barbara piace tantissimo il calcio, al fidanzato calciatore, vero? Sì, però non mi intendo molto di calcio. No, perché se... Allora, Pamela, se tu avessi il fidanzato calciatore che non hai... No, non ce l'ho. Il calciatore o il fidanzato? Nessuno dei due. Benissimo, ecco. Ma voglio il dire, calciatore sì, in famiglia, dai. In famiglia sì. Non ecco, ancora. Qualcosa di calcio, invece Barbara ha deciso, mi prendo... Aspetta, perché c'è la mamma che è bellissima come Barbara, che da dietro le quinte mi sta suggerendo, ma non ho capito. Dunque, hai fidanzato o ex fidanzato, Moroso? Cioè, Moroso. Moroso, che gioca nel? Ancona, Udine. Ah, beh, l'Ancona Udine è una bellissima squadra, che poi mi sembra che sia di un ex calciatore dell'Udinese, l'Ancona, no? Mi sembra. Non facciamo i nomi, va bene. Al ruolo? Ala. Ala, che non esiste più perché si parla di esterni. Si ma parla povera, di... cosa importa, li chiedi anche ma tu? Ma va bene così. Allora, anche tu il pronostico, Crotone-Palermo? Non ho idea. No. Spara a caso, spiega. Palermo 2. Solo perché forse preferisco. Beh, Inter-Juventus è semplice. Inter perché c'è solidarietà femminile, si è già creata e quindi 1. Stella. Mentre Stella. Allora, pareggi, solo pareggi. Quindi X e X. Loro,
loro sono a parte grandissimi musicisti, sono anche, soprattutto lei, una grandissima esperta di calcio. Perché infatti anche gli anni scorsi è la terza edizione a cui loro partecipano. Lei ci fa sempre i pronostici e altro che la SNAI o cosa, lei li azzecca sempre. Esatto. Allora, Crotone-Palermo. Palermo quindi 2 e Inter-Juventus. Pareggio. Invece sì. Luca, vediamo, anche lui è sempre entusiasta quando c'è Palermo. Il gioco. Palermo. Juventus. E Juventus. Quindi c'è la Juve, mi sembra che stia dominando. Aspetta, vediamo il maresciallo Lucia che ci sta vedendo. Ti dica, Lucia. Abbiamo raggiunto Fabio Campagnol. E allora scendiamo in eccellenza, ma non scendiamo perché è una grandissima società del nostro cuore. Charlie Smuzzane, la seconda di eccellenza. Charlie Smuzzane che oggi si scontra con l'ISM Gradisca in diretta con noi. Noi speravamo altro, ma questo abbiamo trovato. Fabio Campagnol, buon pomeriggio e bentornato. Buon pomeriggio e ben ritrovato anche a voi. Dove siete? Detto che siete in una piazza bellissima. Siamo ad Azzano Decimo, caro Fabio, è una bellissima giornata di sole in questa splendida manifestazione Sapore d'Arte. Invece tu sei lì allo stadio a Carlino? Giovanni, io ti sento malissimo. Malissimo, allora raccontaci tutta la partita che comincerà alle 15 e poi vediamo di sistemare il collegamento. Vai Fabio. Pronto? Ecco, io direi che... Fabio, ci senti? Sono cose belle della diretta queste. Sì, ma infatti, ecco, se non succedesse non sarebbe meglio, ma non importa. Allora, Fabio, raccontaci un po' di questa partita. Seconda di campionato, Charlie Smuzzane, mi sono già dimenticato, ISM Gradisca. Allora, seconda di campionato, Charlie Smuzzane chiamato a confermare il risultato. Stiamo parlando comunque della seconda di campionato, quindi può esserci... Non possiamo fare un dramma adesso. Da cominciare a far drammi se la partita non va come dovrebbe andare. Bene, allora Fabio, io direi cerchiamo di mettere a posto il collegamento, ci sentiamo più tardi nel corso della partita e tra pochi minuti cominciano le partite. Grazie Fabio, più tardi. Allora, mancano pochi minuti alle 15. Io diciamo direi, le partite della Serie A? Diciamo no, le diciamo dopo cominciate, perché vabbè. Adesso io sento, caro sindaco, che comincia la musica dentro la piazza, no? Perché ci sono dei punti musicali, anche noi ne abbiamo uno, e allora naturalmente perché non ascoltare Anna e Luca Acoustic Duo, sindaco? Assolutamente. Che sono di Azzano Decimo, cittadini, bravissimi. Lui ha appena fatto 3 produzioni che ho ascoltato, musicali veramente belle, canzoni sue, poi è bello perché li prendo sempre di sprovvista, la sprovvista non è che loro lo sanno. Allora... Cosa ci cantate? Qualcosa che deve riguardare ovviamente Azzano Decimo. Sapete com'è il gioco, ce l'hai? Perché si chiama Colder Weather. Colder Weather, ovvero sia... Faceva un po' freddino prima. Prima faceva freddino, quindi il tempo freddo. Tempo più freddo. Caldo, eh? Anna, sei... Se non ci fossi bisognerebbe inventarti. Prego! Drinking, and in the waitress.
Facciamo all'inizio, ma siamo stati un po' così, no? Quando si fanno le prime cose in diretta si è un po' emozionati. Io voglio assolutamente ringraziare tutti quelli che hanno permesso questa prima diretta dell'altra domenica, ovvero sia l'amministrazione comunale di Alzano Decimo e tutta la nostra parte tecnica, che vi ricordiamo, perché non si può non citare questi ragazzi che da questa mattina sotto la pioggia... Se non ci fossero loro, esatto, noi non ci saremmo. Tutti sotto la pioggia stamattina a scaricare, montare, eccetera. Allora io voglio veramente ringraziare, facciamo un applauso per cortesia a Marco, Jacopo, Luca, Lucia, Aldo ed Eric, che non li vedete. Ma dopo, sai cosa facciamo? Dopo giriamo la telecamera e via avanti. Allora, vedo Fel Maresciallo Lucia con il microfono in mano. Chi c'è in collegamento, Lucia? Abbiamo in collegamento, a seguire la Triestina per noi, Antonello Gherardi. Ah, il mio... Il tuo? No, di. Voglio sentire adesso il tuo. Il mio Antonellino. Ah, Antonello, buon pomeriggio. Buon pomeriggio dallo stadio Nereo Rocco di Trieste. Com'è là è il tempo? Tutto pronto per la partita? Sì. Io sento un rumore di sottofondo che è qualcosa di straordinario. Ma questo è il bello della diretta. E quindi non capisco detto. Ciò che dice Giovanni. Quindi, per farvela breve, piove, il campo sembra però in buone condizioni. Sì. Le formazioni sono in campo, la Triestina si schiera con il tradizionale color rosso, il Noale, o come si chiama adesso, che non me lo ricordo nemmeno più, ma mi informo, Caldino, ma tra poco mi informo, è vestito di colore blu-nero, francamente non si riesce molto a capire. La Triestina presenta il nuovo sponsor sulle maglie, lo sponsor che ha fatto incassare Trieste, perché... Lo sponsor è la feriera di Trieste, sì. Quella che inquina maggiormente la città. Comunque, sì. Va bene, per i soldi si fa qualsiasi cosa si dice. Io non so se mi sentite, sì, se sentiamo benissimo. Se mi state raccontando la storia della vostra vita, no. Deve raccontare il fatto che ieri non siamo andati a fare la gita in montagna. Io non ho la più pallida idea. Siete? Sì, ti stiamo sentendo. Ti sentiamo, Antonello, tranquillo. Allora, adesso ho sentito Giovanni in lontananza che diceva tutto sentendo. Intanto saluto tutta la piazza. Buon pomeriggio da Trieste. Avrei voluto essere con voi perché mi rendo conto che forse è più bello che stare allo stadio. Anche perché ad Azzano c'è il sole per una volta. A Trieste la pioggia, ad Azzano il sole. Allora, Antonello, grazie, ci sentiamo più tardi. Grazie ad Antonello. Bene. Arrivano i primi abbracci da Trieste. A dopo, grazie. Ciao. Arrivano i primi messaggi che li so a memoria, perché se volete mandare i messaggi, non so se ci sono le sovraimpressioni, Luca. Ci sono le sovraimpressioni con i numeri di telefono, eccetera. Benissimo. Allora, arrivano due messaggi, uno per me e uno per la Pamela. Quello della Pamela dice la Valletta è sempre una super gnocca. E quello per me dice grazie. E quello per me dice stai meglio con i capelli corti, grazie. Salutiamo. Beh, io gliel'ho sempre detto di tenerli corti, ma non mi ascolta mai. Ecco, vabbè. Tantissimi ci stanno guardando anche in streaming, grazie a tutti gli amici che ci guardano in streaming. Io direi che io e la Lorella adesso, con l'assessore, andiamo a berci un nero, che fa sangue. C'è una piccola pausa pubblicitaria, perché guai se non ci fossero tutti gli amici che hanno aderito a questa diretta. E ci vediamo tra poco, sempre qui, sempre su Telepordenone. Tu ci sarai sempre anche dopo? Sempre noi due, sì. Ci sarò anch'io, perché se lui beve il bianco ci sarò solo io. No, nero. Parlavamo di lui rosso. Beve il nero. No, Lorella non dice nero, dice rosso. Ah, rosso. Lorella non può dire nero. Se lui beve il rosso ci sarò solo io. Dopo. Ci vediamo tra poco, grazie. La qualità di prodotti sempre freschissimi, con tante grandi occasioni. Despar Azzano Decimo, la gastronomia, ogni giorno speciale, una qualità per gli amanti del buon gusto ed offerte insuperabili su tantissimi prodotti. Despar Azzano Decimo, vieni a trovarci in via 25 Aprile. Lo stile? Il tuo look sempre perfetto. Creative acconciature, i tagli più all'avanguardia, lo stile anni 50, il top per la tua testa sempre a posto. Creative acconciature, ad Azzano Decimo.
c'è un mondo che gira intorno a te. Il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Metti la tua auto in mani sicure. Ballardin Auto, officina e vendita, centro revisioni, centro autorizzato Michelin, impianti a gas BRC e BRC Service, vendita auto autorizzato Fiat, auto nuove ed usate. E con la tua auto non avrai più pensieri. Ballardin Auto, ad Azzano Decimo. Sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. L'unico, l'originale. Da 10 anni in outlet vi propone i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. Ed ora vi presenta le nuove gamme di elettrodomestici e cucine con sconti incredibili. In outlet a Pordenone, Interporto, a Pradamano, in via Nazionale 92. I colori della natura, i fiori, le piante. Fioreria Cristallo, per qualsiasi festa e ricorrenza, ditelo con i fiori. Cesti, composizioni, bouquet, corone, cuscini, i fiori per tutte le circostanze. Fioreria Cristallo, anche con il servizio a domicilio, da oltre 55 anni a Pordenone. La colazione, il brunch, tutti i giornali e i servizi online, ricariche telefoniche, pagamenti delle bollette, caffè Nogaredo. Ogni giorno, dalle 6 di mattina, vi aspettiamo con tanti servizi per voi. Caffè Nogaredo, la sede del Pordenone Fan Club. Ogni partita del Pordenone in trasferta, in diretta sul mega schermo. Caffè Nogaredo, passate a trovarci. Ebbene sì, cari amici, ci sarò anch'io domenica 25 qui al centro commerciale Gran Fiume. L'altra domenica parleremo di sport friulano qui in diretta, proprio qui al centro del Gran Fiume. Sì, non è che c'è solo Carlo Luna, ci sono anch'io GP, ma soprattutto c'è lei. Lei, la divina, Pamela Bonesso, proprio domenica 25 settembre dalle 14.30 proprio da qui, centro commerciale Gran Fiume, Fiume Veneto. Vi aspettiamo in tantissimi. Eccoci qua, ripartiti, sempre qua da Azzano Decimo. Allora, ricordiamo che è sempre con GP, sì, miracolosamente. Sì. No, ma soprattutto sempre con gli amici di Azzano Decimo. Poi vedete questa immagine, adesso non so chi sta, se stanno inquadrando me o un campo largo, la bella e la bestia. Indovinate chi è la bella e chi è la bestia, ovviamente. Vabbè, beh, la bestia sicuramente è GP. È abbastanza semplice, no? La bellissima Barbara, ricordiamolo, Miss Bembo, poi rimanete lì perché abbiamo un bellissimo filmato. Esatto, che ritrae la nostra Miss, filmato, bellissima. Sì, diceva filmato negli anni 50, mi sembra, perché adesso dice tutt'altro. Vedo il sindaco. No, vedo il sindaco perché a me piace il sindaco, no? Anche quando vado a trovarlo, perché mi prende allegramente in giro. Io sono contento di questo, perché insomma sapete che sono, sono fatto un po' così. Noi stiamo vedendo già la Serie A, allora vediamo quello che succede oggi pomeriggio in Serie A. Ricordiamo quello che è successo tra venerdì e sabato. Venerdì si è giocata la quarta giornata di Serie A. Venerdì 16 settembre ha giocato Sampdoria-Milan 0-1, ha vinto il mio caro Milan. E sabato 17 settembre Lazio-Pescara 3-0 e Napoli-Bologna 3-1. Poi oggi a mezzogiorno e mezzo ha giocato Udinese-Chievo 1-2 e alle 3 sono iniziate Cagliari-Atalanta, Crotone-Palermo, Sassuolo-Genoa, Torino-Empoli. Stasera alle 18
Inter-Juventus e alle 20.45 Fiorentina-Roma. Bene, questa è dunque la Serie A per quanto riguarda le... intanto sono cominciate le partite di Serie B e in eccellenza ovviamente alle 15, quindi tra poco andremo anche a darvi tutti gli aggiornamenti in diretta come sempre, cambia solamente che siamo dal vivo invece in che piazza. Essere in piazza con questo bel paesaggio con questo dietro bel sole. Di noi, se magari qualche cameraman riesce magari staccando da noi a far vedere questa bellissima piazza di Azzano Decimo, questo sapori d'arte in questo splendido pomeriggio, se magari siete a casa, no, perché tanti ci guardano da casa all'inizio, tantissimi, e avete la possibilità di fare una passeggiata, venite da Azzano perché la piazza si presenta coloratissima, ci sono tantissimi quadri, tante persone che pitturano dal vivo, bellissimo, poi con questo sole ancora meglio. Ecco, e poi ci sono dei buonissimi profumi. Ah, quello sì, assolutamente. I profumi sono, Lorella, sono eno o gastronomici? Nel frattempo segna il Torino. Il Cagliari, scusatemi. Più gastronomici che eno. Abbiamo avuto un artigiano in pensione che ha fatto con il latte, ha fatto il formaggio e ha fatto la ricotta. Certo. Poi c'era un artigiano che ha fatto il pane. Sì. E infine c'era un gruppo di amici, gli amici di San Martino, che hanno fatto la polenta sul paiuolo di rame con il formaggio. Polenta alla vecchia maniera, quella che giri e non si muove più, resta lì bella dura tosta. Certo. La più buona che ci sia. Dipende dai gusti, ma per me è la più buona, condivido. Ecco, nel frattempo pronti via in eccellenza, già si scatenano i gol, la Gemonese va in vantaggio per 1-0 sul Lumignaco col gol di Carnieluti all'ottavo, mentre il Kions, quindi una squadra proprio il comune attaccato ad Azzano Decimo, va in vantaggio col Vesna per 1-0 e gol di Urbanetto. Per quanto riguarda invece gli altri risultati, sono tutti fermi sullo 0-0, le tre regionali sono sullo 0-0 di Serie D, ovvero sia Mestre Cordenò 0-0, Tamai Este 0-0 e Trieste Union Ripa La Fenadora Biribim Biribam sempre 0-0. Questi dunque i primi aggiornamenti per quanto riguarda la Serie D e l'eccellenza. Un caro saluto alla mia barista preferita sotto la conduttrice. Penso adesso, che sia riferito a te, Stella. Adesso, siccome c'è anche la foto, io vado dal tuo fidanzato che è dietro le quinte e vediamo se conosce questo bel ragazzo. Perché qua spostiamo, noi sai che siamo un po' così, no? Vediamo, amano me, siamo una ragazza, aspetta, lo riesci a intuire? Aspetta, vediamo, sai chi è? Ai ai ai, non sa chi è, vabbè, dai, però insomma... Ci sono parecchi al bar. Saluti da San Vito al Tagliamento, da un affezionato del Pascià, ecco. Quindi, nostri affezionati. Gli affezionati fedeli di Stella. Poi anche mia sorella, bravo, grazie. Beh, scusami, un po' di... Come si dice? Un po' di autoincensamento, come si dice, no? Ecco, se volete mandare naturalmente messaggi WhatsApp... soprattutto mandate messaggi per il gioco. Per il per gioco, due. Sì, ma anche per tutti Vincete gli amici di Azzano Decimo. Vincete 6 bottiglie marchiate Pascià. Stella pensava di avere l'attenzione del pubblico ed invece complimenti a Barbara, stupenda miss, un ammiratore. Ecco. C'è la telefonata in diretta, questo è il bello di Edo del Buon Gustaio che dovrebbe venire a trovarci in diretta. E allora, ci sono altri messaggi, vediamoli subito perché ne avevo perso uno per strada, mi sembra. Scusatemi, ma è tutto così. Saluti da San Vito, sì, l'avevo letto, benissimo. E un altro messaggio che è arrivato. Buon pomeriggio, complimenti, che sia l'inizio di una buona stagione televisiva. Ci vediamo domenica prossima. Grazie sicuramente, tutto ciò è molto bello. Molto. Sindaco, a parte ti fare per quella squadra bianconera che non è quella di Udine, non è neanche il Siena, è la Juve. Quel nome lì dà un po' di irritazione a GP. Niente agitazione, no. La situazione del calcio, sapevamo che fino a qualche anno fa c'era l'Azzanese che era fortissima, poi vabbè, vicende societarie, è successo quello che è successo, situazione del calcio ad Azzano Decimo è ovviamente frazioni. Allora, innanzitutto il
calcio del settore giovanile nel comune di Azzano Decimo è davvero ricco dal punto di vista dell'impegno delle nostre associazioni. Ci sono squadre di settori giovanili sia nella frazione di Fagnigola, sia nella frazione di Tiezzo, che nella frazione di Corva, che qui ad Azzano Decimo. In particolare ad Azzano Decimo, per quanto riguarda il settore giovanile, abbiamo anche il gruppo sportivo Condor, che è la squadra storica che fa riferimento all'oratorio e che assieme al Fagnigola sono praticamente le due società pure sostanzialmente del territorio comunale. Fatto netto il discorso del settore giovanile, abbiamo anche poi le prime squadre, l'Azzanese per l'appunto è ripartita dalla terza categoria ed è salita poi quest'anno in seconda. Abbiamo il Corva, come è stato detto prima, che è in prima categoria, e poi abbiamo il Tiezzo, è anch'esso in seconda categoria, se non sbaglio, dovrei aver detto correttamente le categorie. Quindi, diciamo così, realtà calcistiche in cui gravitano tantissime persone e soprattutto un forte impegno educativo per i più giovani, ed è il motivo per cui l'amministrazione sostiene fortemente il calcio in generale, lo sport locale. Sì. Bene, allora Jack, variazioni in Serie D, l'Union Arzignano Chiampo va in vantaggio sulla Vigontina per 1-0, il Belluno va in vantaggio su Legnago per 1-0 e purtroppo l'Este va in vantaggio a Tamai per 1-0, quindi Tamai 0, Este 1. Questi primi risultati variati in Serie D. Invece in Serie A solo il Cagliari ha segnato contro l'Atalanta e il resto sono tutti invariati. Ecco, come vedete stiamo andando avanti veramente, vedete che io sono col telefonino per darvi tutto in tempo reale e ricordiamo in eccellenza due solo risultati variati, Gemonese Lumignacco 1-0 e in trasferta il Chions sul campo del Vesna 1-0. Prego. Dici Lucia, chi è in collegamento? Allora, per il Pordenone Parma abbiamo in collegamento in diretta dal battesimo di sua nipote Moreno Burlina. Benissimo, allora dal battesimo di sua nipote ad Udine, Moreno Burlina, Pordenone Fan Club Caffè Nogaredo, buon pomeriggio Moreno, ci senti? Moreno è caduto in un black hole. C'è? C'è. Pronto? Sì, ecco. Eccolo. Che ti sento, Moreno, buon pomeriggio. Non ti sento quasi per niente. Benissimo. Sento malissimo, quindi a questo punto prendo in mani le redini della trasmissione, togliete il microfono a GP e farò tutto io sono qui al battesimo di mia nipote Gaia. Quindi cosa faccio? Vado avanti con la trasmissione, gli ospiti li avete già presentati, fatemi sapere. Sì. Sì, voglio presentare gli ospiti. Pronto, pronto? Raccontaci di ieri sera. Ieri sera è stata una serata abbastanza tranquilla, non ha piovuto, a differenza delle previsioni del tempo. Diciamo che ho mangiato anche una pizza, è stata una serata così come tante altre. No, ma ad esempio dalle 20:30 per i successivi 90 minuti, cosa hai fatto? Dalle 20:30 sinceramente devo essermi appisolato, non lo so, ma forse voi volete parlare di quella partita che dovevano giocare Pordenone e Parma. Sì, quella partita che fino a metà secondo tempo andava benissimo e poi è successo l'imprevedibile. Io ho visto la partita, non l'ho vista tutta, ho visto fino a 10 minuti del secondo tempo dove il Pordenone stava conducendo meritatamente per 2-0 e Poi mi sono arrivati ospiti e non ho più seguito, anzi se voi sapete darmi il risultato, lo so, purtroppo il Parma ha vinto veramente con una prestazione da squadra di altra categoria, ha vinto 4-2. Ha vinto 4-2 il Pordenone? No, molto il Parma. Bene. Il Parma. Non ti risulta? Preferisco non commentare sul fatto del Parma. Comunque dai, per un'ora grande Pordenone, poi è uscita la classe, più che la classe credo l'esperienza dei giocatori del Parma, no? Che hanno quasi tutti giocato in categorie superiori rispetto ai giocatori del Pordenone, il solito grande Arma che ha fatto una doppietta ed è capocannoniere. Non è bastato per portare a casa la partita. Vabbè, ma è la prima sconfitta dopo 3 vittorie consecutive. Ci può stare col Parma. Ti dico,
ho sentito malissimo quello che hai detto, perché ti sento veramente male, ma sicuramente hai detto un fracco di cose che non stanno né in cielo né in terra. Bene, pertanto, va bene. Pertanto io non ti do ragione, dico solo che il Pordenone, a mio avviso, non c'è stato un po' con la testa nella seconda parte del secondo tempo. Era una partita che comunque poteva essere da tripla, però stavamo anche vincendo. È mancato un qualcosa, però una sconfitta in casa all'anno ci può anche stare, dai. Va bene. Moreno, ti ringrazio e ti aspetto domenica prossima, 25. E saremo a Fiume Veneto e lì spero sarai il nostro ospite, va bene? Una domanda, stai a dirmi cosa ha fatto l'Udinese? Perché sai, sono... Guarda, mi sfugge, non mi ricordo, sapete cosa ha fatto l'Udinese? Ha perso. A me sfugge, so che vinceva 1-0, poi mi sono messo a parlare con Pamela, con Barbara, colpa con Stella. Mia. E ti l'ho distratto io. Sono distratto, non so come mai. Aspetta, pronostico per stasera, Inter-Juventus? Inter-Juventus? L'Inter la fa giocare ancora contro la Juventus? Vabbè, consenti loro, consenti tutti. Deve essere una puntata speciale di Scherzi a Parte. Sì, può essere. Va bene, Moreno, grazie, ci vediamo in settimana. Ciao. Ricordiamo che è importantissimo. Ciao. Giovedì prossimo a Caffè Nogaredo comincia l'aperitivo nero-verde. Due giocatori a sorpresa del Pordenone Calcio al Caffè Nogaredo a partire dalle 18. Ovviamente si beve, grandi specialità culinarie, non so cosa farete, ma sicuramente qualcosa di buono. E due giocatori del Pordenone. L'appuntamento giovedì dalle 18, Caffè Nogaredo in via Sclavons a Cordenons. Ho detto bene? È già andato. È andato via. Moreno si perde sempre alla fine del... Allora, i primi commenti a caldo del sindaco dopo 50 minuti di questa diretta un po' sui generis, dai. Sicuramente bella, divertente, fresca, insomma, sei bravo. Scusa, io preferisco... Sai tenere bene in piedi la Nel frattempo ci ha raggiunto un altro componente della giunta comunale, l'assessore Bruno Botter, o Botter? Botter, lo stesso. Per non fare brutte figure. Dipende da dove si pronuncia, Milano Botter, a qui Botter. Ecco, ma lei è di Milano o di qui? Di qui. Di qui, quindi Botter possiamo dirlo. Yes. Lei è assessore a... Industria, artigianato, trasporti, mobilità. Quindi è un assessorato molto gravoso, immagino, no? Come tutti gli altri, direi. Ecco. Qual è il più facile di voi, dei vostri assessorati? L'assessorato più facile, dove avete... Rispondo io. Non c'è nessun assessorato facile, sono tutti importanti uguali. Ecco, non esistono assessorati facili. Allora, in Serie A succede qualcosa nel frattempo? No. No, non succede niente, sempre risultati invariati, a parte Cagliari-Atalanta. Ecco, invece in eccellenza cambia un risultato, perché l'Union Pasiano va in vantaggio con la Manzanese, con gol di Montagnier, quindi Manzanese 0, Union Pasiano 1, ed in Serie D ricordiamolo che l'Este sta vincendo Tamai per 1-0, invece Mestre Cordenons e Triestina, Union Ripa Fenadora 0-0, cambiato un risultato. Nel frattempo c'è un futuro Formula 1 che ci passa vicino alla roccia. Rally, no, Rally. Formula 1, dai. Rally, Calvi Alto Vicentino 0-1. Attenzione, perché il Tor Viscosa, una squadra tra quelle più votate per andare in Serie D prossimo anno, Tor Viscosa va in vantaggio con Lignano, quindi Lignano 0, Tor Viscosa 1. Questi i risultati. Io direi che possiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria. Un'altra pausa. Sì, ne anticipiamo un attimo perché abbiamo un sacco di servizi da farvi vedere. Dobbiamo sistemare un paio di cose. Sono arrivati altri amici a trovarci, quindi... No, ovvio, aspetta. Ci rivediamo fra un attimo. Io aspettavo una bottiglia di rosso, perché tu non dici nero, dov'è? Il rosso casomai è un Cabernet Franc. Un Cabernet Franc. Si può chiamare Cabernet Franc. Che poi dovete sapere che l'assessore ha anche una bellissima cantina, e dopo ne parliamo. No. Produce ottimi vini, e non solo. Ci provo. E non solo. Ci provo. Perché questi giorni l'ho chiamata, sto vendemmiando. È bellissimo. Tu chiami un assessore che ti risponde, sto vendemmiando. Questo a me piace molto, perché no, si ha l'idea, no, dei politici messi nelle famose poltrone, no, Marco, eccetera.
E invece, no, non è il caso, ma poi tra di noi, no? Nel senso, nel nostro territorio sono tutti si danno molto da fare. Per tutti noi credo che la politica sia una passione, certo. Non la prima professione. La prima professione è altro, ognuno di noi fa altro nella vita, e la politica è una passione che io, ahimè, ho da tanti anni. Benissimo, allora Pamela. Beh, vi salutiamo, ci rivediamo fra poco. Sì. E speriamo che il nostro assessore porti la bottiglia di Cabernet Franc. Esatto. Adesso la mandiamo in missione segreta. Sì, sì, sì. Insomma. Adesso la mandiamo e viene qua con la bottiglia, perché bottiglia sennò guai. Di Cabernet Franc, che poi avremo ancora un sacco di belle cose da farvi vedere. La grande poi musica. Poi io devo fare un annuncio in diretta. È una sorpresa della diretta. Possiamo salutare, la finiamo qua la diretta. Perché deve fare un annuncio, cominciano a tremarmi i polsi e anche altro, non si può dire a quest'ora. E vabbè, dai, speriamo bene. A tra poco. A tra poco. La qualità di prodotti sempre freschissimi, con tante grandi occasioni. Despar a Zano Decimo, la gastronomia, ogni giorno speciale, una qualità per gli amanti del buon gusto ed offerte insuperabili su tantissimi prodotti. Despar a Zano Decimo, vieni a trovarci in via 25 Aprile. Lo stile? Il tuo look sempre perfetto. Creative acconciature, i tagli più all'avanguardia, lo stile anni 50, il top per la tua testa sempre a posto. Creative acconciature, ad Azzano Decimo. C'è un mondo che gira intorno a te, il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Metti la tua auto in mani sicure. Pallardin Auto, officina e vendita, centro revisioni, centro autorizzato Michelin, impianti a gas BRC e BRC Service, vendita auto autorizzato Fiat, auto nuove ed usate. E con la tua auto non avrai più pensieri. Pallardin Auto, ad Azzano Decimo. Sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. L'unico, l'originale, da 10 anni in outlet vi propone i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. Ed ora vi presenta le nuove gamme di elettrodomestici e cucine con sconti incredibili. In outlet a Pordenone, Interporto, a Pradamano, in via Nazionale 92. I colori della natura, i fiori, le piante. Fioreria Cristallo, per qualsiasi festa e ricorrenza, ditelo con i fiori, cesti, composizioni, bouquet, corone, cuscini, i fiori per tutte le circostanze. Fioreria Cristallo, anche con il servizio a domicilio, da oltre 55 anni a Pordenone. La colazione, il brunch, tutti i giornali e i servizi online, ricariche telefoniche, pagamenti delle bollette, caffè Nogaredo. Ogni giorno, dalle 6 di mattina, vi aspettiamo con tanti servizi per voi. Caffè Nogaredo, la sede del Pordenone Fan Club. Ogni partita del Pordenone in trasferta, in diretta sul mega schermo. Caffè Nogaredo, passate a trovarci. Ebbene sì, cari amici, ci sarò anch'io domenica 25 qui al centro commerciale Gran Fiume. L'altra domenica parleremo di sport, parleremo di sport friulano qui in diretta, proprio qui al centro del Gran Fiume. Sì, non è che c'è solo Carlo Luna, ci sono anch'io GP, ma soprattutto c'è lei. Lei, la divina Pamela Bonesso, proprio domenica 25, 25 settembre dalle 14.30, proprio da qui, centro commerciale Gran Fiume, Fiume Veneto. Vi aspettiamo in tantissimi.
ritrovati sempre all'altro sport. Ma che belli l'altro... che siamo! Che belli che siamo! No, perché siamo veramente belli, però. Soprattutto adesso... tu, dai. No. Faccio sono un complimento. Sono belli gli ospiti, non, soprattutto le splendide ragazze che sono con noi, ovviamente. È ovvio. E anche tu. Però no, ragazzi non me li porti mai, questo è da mettere in chiaro. C'è lui, guarda, là, se vuoi. Ma è già impegnato, che lui non si posso. Chiama Stella? Dennis. Hai il microfono lì? Dennis. Ecco, c'è Dennis, se sì, vuoi. Sì, ma è già impegnato. Ecco. Non posso. Allora, è venuto a trovarci... Edoardo Caramuta. Caramuta. Poi esperto di calcio. Sì, ma... E titolare al Buongustaio. Ecco, e noi abbiamo voluto avere con noi Edoardo per una cosa molto molto importante di cui anche dopo vedremo... Una clip che abbiamo girato nel pomeriggio di ieri, anche se noi facciamo sempre finta di essere in diretta. Allora, Edoardo insieme ad Alberto, appunto i due fondatori al Buongustaio, che hanno quest'anno 10 anni di attività. Sì. Non 10, quanti? Ne abbiamo 3 più una. 3 più una? No, pizzerie, anni di attività. Ah, anni di attività 10. 10, sì, vedi sì, che sì. Ho Scusa. Letto bene il volantino ieri. Sì, 10. Siccome Edoardo conosce bene quelle zone, raccontaci di Amatrice, della pizza che avete inventato per aiutare gli amici di Amatrice. Sì, giustamente una nostra iniziativa è stata proprio quella di promuovere la pizza alla matriciana, che sta andando anche molto bene. Alla fine di questo mese, del prossimo, dopo aver fatto i resoconti, vedremo quanto abbiamo accumulato dei 4 euro sugli 8 che pagano i clienti, 4 li pagano i clienti e 4 noi, e praticamente, cioè scusi, 2 pagano i clienti e 2 noi su 8 euro. E praticamente verranno devoluti tramite la protezione civile sul conto corrente della protezione civile, e questo andrà ad aiutare appunto i terremotati di Amatrice, soprattutto perché è il paese in cui da giovane, da piccolo, sono stato in colonia, e nell'istituto Padre Minozzi hanno perduto la vita appunto anche 3 suore in questo terremoto. Comunque diciamo che a tutto va a favore dei terremotati che oggi sono in disagio, e noi lo facciamo volentieri appunto tramite questa iniziativa. Poi la pizza tramite i clienti ci dicono che è anche buona. Molto buona, io l'ho provata ieri pomeriggio, è veramente speciale. Anche perché usiamo il guanciale. Il guanciale, esatto. Non viene da Amatrice, però viene da Sauris. Sì, è sempre è molto buono. Sì. Quindi, oltre ad andare al Buongustaio nelle quattro punti vendita, perché veramente fanno la specialità, oltre alla pizza, eccezionali, questo è un altro ottimo motivo. No? Noi qua abbiamo vissuto sindaco anni fa, 40 anni fa, anche tu mi sembra che l'abbia vissuta, no? No, ero a -2. Tu eri a -2, io invece ne avevo già 10, che giovane che sei. Io invece ero qua in Friuli e l'ho sentito bene. E allora io appoggio totalmente questa grande iniziativa di Edoardo Alberto, ossia degli amici del Buongustaio. Pensate, su 8 euro 4 vanno ad Amatrice. Io farei un applauso. Bellissima perché iniziativa, queste sono cose veramente che ringraziamo soprattutto i clienti che vengono, ecco, sì. L'applauso a loro e ai clienti che vanno, anche perché poi, parentesi, la pizza, ripeto, è buonissima, poi vedremo anche come la si fa, magari potete provare a farla a casa. Altre cose, Edoardo? No, ringrazio l'opportunità che mi avete dato, ringrazio Teleregione del PN. E buon sport a tutti, e che sia uno sport salutare soprattutto. Assolutamente. E che faccia bene a tutti. Perfetto. Grazie di tutto, grazie Gipi. Grazie Edoardo. E auguri a tutti. Ovviamente deve andare a lavorare, grazie sì. Mille. Grazie. Vi saluto, grazie. Grazie Edoardo, ciao, un applauso Edoardo. Edoardo che se ne va. E adesso andiamo da un altro ospite che ci ha raggiunto. Sindaco, fai tu il presentatore in questo caso. Il signor Caracoci darà un po' un'illustrazione dell'iniziativa che ha alle nostre spalle, appunto Sapore d'Arte, che abbiamo già anticipato prima, ma più nel dettaglio lui potrà descriverci il significato e cosa ci sta dietro a tutto quello che vediamo soprattutto. Ciao a tutti, quella di quest'oggi è la tradizione che si perpetua da parte dell'Associazione di Vele Libere, cominciata qualche anno fa in sordina e diventata poi una splendida tradizione, di un appuntamento con l'arte che vuole premiare non solo tutto quanto il territorio propone, ma vuole anche incentivare l'utilizzo di questo aspetto artistico quale espressione di linguaggio per avvicinare di più la gente e soprattutto i giovani. Non dimentichiamo che da queste mostre sono nate anche iniziative poi perpetuate nella scuola, come mi piace citare l'iniziativa della scuola media di Fagnigola, che applicando questi laboratori d'arte sotto la guida del maestro Fadel, Bruno Fadel,
e da 22 anni partecipa a un concorso internazionale di pittura che si svolge a Tokyo, e da ben 11 anni è la scuola più premiata d'Italia. Quindi un appuntamento che non è fine a se stesso, non è solo un extempore o la presentazione di una certa rassegna di quadri, ma è anche e soprattutto un messaggio che sotto il profilo artistico cerca di creare un'empatia e una formula di linguaggio che avvicini anche quanto mai i giovani. Quella di quest'oggi è una manifestazione che viene libera con paziente interesse, grazie anche e soprattutto a una realtà del mondo del volontariato presente qui ad Azzano, che è forse una delle più sollecite, delle più presenti di tutta la provincia. Un connubio perfetto quindi tra volontariato, tra la volontà di quanti amano l'arte, di Vele Libere in particolare, e non mancherei di plaudire tutti gli artisti che partecipano ogni anno a questa iniziativa. Benissimo, grazie, grazie anche di questo intervento. Ci è venuto a trovare. Nel frattempo in Serie A si è sbloccato un altro risultato. Crotone-Palermo 1-0. Crotone-Palermo 1-0, quindi chi sta giocando è 1. Esatto. C'era qualcuno qua che aveva detto 1 tra i nostri ospiti? Vabbè. Sì, qualcuno sì, sicuramente. Diamo un aggiornamento per quanto riguarda l'Eccellenza, perché stanno variando un po' i risultati. Allora andiamo subito a darvi un riepilogo. Il Charlie Smozzano è andato in vantaggio con Ale Osso al 33esimo, quindi Charlie CSM 1-0. Il Fontana Fredda in vantaggio con gol di Beiding al 25esimo, quindi Fontana Fredda 1, aspettate che vedo l'altra partita che non me la ricordo, e Virtus Corno 0, Gemonese Lumignaco 1-1, ha pareggiato Tano al 21esimo e quindi Gemonese 1, Lumignaco 1. Tor Viscosa sta vincendo con Lignano per 1-0, poi abbiamo la Manzanese che sta perdendo con l'Union Pasian, scusatemi, per 1-0, San Luigi Calcio Tolmezzo 0-0, tricesimo Crasse Le Pen 0-1, ovvero sia la Crasse Le Pen sta vincendo tricesimo per 1-0, e raddoppio del Chions col Vesna, quindi Vesna 0, Chions 2, ha segnato Zanetti al 29esimo. Per quanto riguarda le nostre squadre della Serie D, sempre abbiamo il pareggio del Cordenons a Chioggia col Mestre 0-0, il Tamai perde ancora con l'Este in casa 1-0 e Triestina Union Ripa la Fenadora 0-0. Allora, c'è Lucia che ci chiama. C'è Lucia? Vi chiamo perché abbiamo un altro collegamento sempre per Pordenone Parma, sì. Questa volta con Alberto Endrigo che è in diretta dall'IKEA. Eh sì, allora il nostro architetto Alberto Endrigo, buon pomeriggio architetto. Sì, ci sono. Ecco, buongiorno, ci senti? Buongiorno a tutti i telespettatori. Se ci alzate un po' il ritorno in piazza, grazie. Alberto, adesso ci senti? Sì. Ecco, molto lontano. Ma vabbè. Allora, Alberto Endrigo perché? Prima perché è un grande appassionato di calcio, ma soprattutto perché l'architetto ha seguito anche i lavori dell'ampliamento, meglio, delle nuove tribune del Botteghe, che hanno portato la capienza a oltre 3.000 persone proprio in tempi rapidissimi rispetto a quello che succede di solito. Intanto, come hai visto la partita, architetto, ieri pomeriggio, ieri sera? Beh, ieri sera io ho visto un gran primo tempo del Pordenone, infatti sono sul 2-0 e hanno dominato la partita. Poi dopo, inizio del secondo tempo, mister Apollone ha giocato con le quattro punte in avanti e si è vista la differenza. Li hanno dei giocatori molto validi e poi alla fine hanno agguantato il pareggio. Alla fine poi sono andati in vantaggio e poi hanno fatto il quarto gol allo scadere. Certo. Ma comunque ho visto un gran Pordenone e anche un gran Parma e dire una gran bella partita, combattuta dal primo all'ultimo minuto. Ecco, per quanto riguarda invece le nuove tribune, lavori in tempo di record, vero? Sì, sì, è stata fatta in tempi di record. Hanno iniziato martedì a montare la tribuna, hanno lavorato giorno e notte e alla fine, poi dopo, per sabato pomeriggio era tutto quanto accessibile, agibile e a norma e quindi fruibile per il sabato sera. Ecco, oggi pomeriggio lei, architetto, è all'IKEA per trovare delle nuove sedute per lo stadio? Magari più fashion, più di design? Scusa, ti sento molto lontano. Ecco, niente, era una sciocchezza come al mio solito. Ringrazio l'architetto Alberto Endrigo, oggi abbiamo problemi con i collegamenti telefonici, dall'altra parte siamo in diretta dalla piazza. Grazie architetto, ci sentiamo in settimana. È venuto a trovarci un altro ospite? Sì. Allora, se si presenta da solo, perché lei si chiama Paride, questo lo so. E rappresenta il circolo ecco, grazie. Allora, io sono il vicepresidente del circolo culturale di Corva
Il Circolo Culturale di Corva esiste da più di 25 anni. E noi, essendo un circolo, trattiamo tutto quello che riguarda la cultura e quindi promuoviamo corsi che riguardano il mosaico, l'acquerello, l'incisione, ma anche promuoviamo delle serate a tema, soprattutto sui temi storici. Gli ultimi, in quest'anno qua, ci siamo dedicati molto al centenario della Prima Guerra Mondiale, e l'ultimo nato delle nostre attività è l'attività teatrale, di cui io sono anche il promotore. Noi abbiamo una compagnia che ha più di 50 partecipanti, elementi, e facciamo degli spettacoli che trattano carattere, insomma, religioso, storico-religioso. Abbiamo anche un gruppo di persone che costruiscono tutto quello che riguarda ovviamente le scenografie e anche i vestiti. Noi purtroppo, essendo un circolo, non abbiamo tanti soldi, quindi lavoriamo. Lavoriamo noi, ci facciamo tutto noi. Abbiamo casualmente questa persona che è il sindaco di Assano Decimo, può chiedergli in diretta di darmi una mano ulteriormente. Sì, no? Ma il sindaco ci aiuta. Ah, ci sì? Aiuta, ci aiuta. È un bravo ragazzo? Sì, sì. Lo approviamo? È acceso il sindaco? È acceso. Allora, grazie. Io ci tenevo ad aggiungere un dettaglio importante. I due interventi che ci hanno preceduto sono interventi di persone che rappresentano due associazioni culturali del territorio. Un'espressione importante, molto spesso ricordiamo le associazioni del territorio tra le sportive, tra le associazioni di promozione sociale. È bene ricordare spesso e soprattutto in queste occasioni, ma non solo, che ci sono anche proprio associazioni culturali che fanno anche qualità con il loro stare assieme. Oltre che divertirsi, oltre che promuovere la socialità, producono tra virgolette anche elementi culturali di qualità. Vele Libere è uno di questi soggetti, uno dei protagonisti del territorio locale e oggi come dire, è il promotore principale dell'evento, ma anche il Circolo Culturale di Corva si sta accreditando fortemente. E poi Paride non l'ha detto, oltre a tutto quello che fa e che fanno nel Circolo Culturale, lui è anche un appassionato di Elvis Presley. Sì, ecco. Citerei magari, visto sì, che sì. Allora, io mi l'associazione leggo. Tiezzese farà degli spettacoli tra breve, un'altra associazione culturale del territorio, che dicesse anche magari qualcosa lui su questo, perché è veramente patito, appassionato. Allora, adesso guarda che collegamenti che solo con la mia testa non ho mai bruciata riesco a fare. Elvis Presley, musica, Vele Libere, la sede di Vele Libere è là dove c'è Nuova Azzano Musica, dove casualmente di Nuova Azzano Musica abbiamo questi due ragazzi. Gli Acoustic perché Duo. Sono partiti proprio da lì. Luca anche, mi sembra che collabora ancora con Nuova Azzano Musica. Sì. Io sì. Tu sì? Sì, esatto. Ecco. Sindaco, ma sono bravo. Avete un posto per me in comune, un posto? Cioè, non so, fare le pulizie, lo troviamo. Perché è importante anche Nuova Azzano Musica. Aspetta che diamo il microfono anche al sindaco. Perché, ma posso dire anche una cosa? Assolutamente. Il prossimo anno sono 40 anni che il Re del Rock è morto. Sì. Perché è morto il 16 agosto 1977. Io ho avuto anche la fortuna in questi anni qua, perché io ho più di 5.000 incisioni di Elvis, e quindi ho avuto la fortuna di incontrare 4 dei suoi musicisti, 3 delle sue coriste, il suo direttore d'orchestra che è morto l'anno scorso, uno dei suoi amici di infanzia. Allora sono qua anche per dire al sindaco che il prossimo anno, che sono 40 anni, bisogna fare qualcosa per Elvis. Ecco. Bisogna fare qualcosa per Elvis. Se ci sarò ancora il prossimo anno, sicuramente qualcosa combiniamo. È ad agosto, è vero. È ad agosto, sono le lezioni di mezzo. Ad agosto quindi. Non lo sappiamo, ma faremo magari anche qualcun altro farà. Allora, parlavamo di Nuova Azzano Musica, ci sono due personaggi i nostri proprio. Cantanti di Nuova Azzano Musica. Cosa ci canta? Allora, aspetta, dobbiamo fare un collegamento. Sindaco, dobbiamo fare un collegamento perché loro ci cantano la canzone su quella cosa. Dunque, io vedo quel bellissimo pozzo lì. Prendiamo tempo. Sì. No, c'è quel bellissimo pozzo che dopo vediamo se riusciamo ad inquadrarlo, che è proprio al di fuori della loggia da dove vi stiamo trasmettendo. Quindi una canzone sul pozzo. Vai tu, Luca, perché non il presidente dell'Udinese, naturalmente, no, posso il pozzo che c'è qua in piazza da Assano Decimo. L'emozione non ha pozzo. Non ha pozzo. L'emozione non ha pozzo, bellissimo, prego ragazzi.
complimenti. Ricordiamo ancora la NAM, Nuova Azzano Musica, una delle varie associazioni che ci sono ad Azzano Decimo, in questo caso la musica, che ad Azzano Decimo, sindaco, è importantissima la musica, vero? Certamente. Ecco. E l'hai detto, giusto per completare, le due associazioni culturali rappresentate qui e poi le altre due che non sono qui ma che comunque fanno parte attiva del panorama culturale locale, per l'appunto l'associazione tiezese e Nuova Azzano Musica. Quindi abbiamo una numero di associazioni importanti che fanno anche, come ho detto prima, qualità dal punto di vista culturale e artistico. Benissimo, allora stiamo per arrivare ai finali dei primi tempi. Dei primi tempi di Serie A. Non è ancora finita. Allora, Vediamo in Serie A cosa sta succedendo. Vai. Allora, Cagliari-Atalanta 1-0. Sì. Crotone-Palermo 1-0. Sassuolo-Genoa 0-0. E Torino-Empoli 0-0. Allora adesso andiamo in Serie D dove si stanno anche qua per concludersi, anzi si sono già conclusi i primi tempi del girone C, ricordiamo Serie D, girone C, dove ci sono tre squadre friulane che militano, ovvero sia la Triestina, il Tamai e il Cordenons. Andiamo subito a vedere come sono i primi tempi. Abano Calcio Campo d'Arsego 0-0, Union Arzignano Chiampo, un nome più corto non potevano sceglierlo, sì. Vigontina 0-0, Belluno Legnago 1-0, Calvi Noale, beh, Alto Vicentino, anche non si scherza, 0-1, Mestre Cordenos 0-0, Montebelluna Virtus Vecon Verona 0-1, il Tamai purtroppo ancora sotto con l'Este in casa per 1-0, la Triestina sta ancora pareggiando con l'Union Feltre 0-0 e il Vigasio, di cui dopo chiederò a Stella, ovviamente, che lei è esperta di calcio dilettante, dove gioca il Vigasio, perché lei le sa tutte. Il Vigasio sta vincendo in casa con la Careni Pievigina. Mamma mia. Tu saresti orgoglioso di essere sindaco di una città che ha una squadra che si chiama Careni Pievigina? Sì, sì. Sì. Niente da dire. Va bene, questi sono la serie di primi tempi. Andiamo invece a vedere quello che succede in Eccellenza, un altro campionato molto importante per le nostre squadre regionali. Vediamo subito allora i primi tempi. Il Charlis Muzzane che è in vantaggio per 2-0 sul ISM Gradisca. Il Fontana Fredda è in vantaggio per 1-0 sulla Virtus Corno. E poi la Gemonese pareggia con Lumignaco 1-1. Il Tor Viscosa vince con Lignano 1-0. E poi la Manzanese sta perdendo in casa con l'Union Pasiano per 1-0. Quindi Pasiano in vantaggio. E San Luigi Calcio Tolmezzo 0-0. E il Tricesimo sta perdendo col Crasp per 1-0 e il Chion sta vincendo col Vesna, applausi ai nostri amici di qua vicino, perché Chion, ricordiamolo, è attaccato a Lazzano, sono proprio i comuni limitrofi. Chion in vantaggio quindi per 2-0. Io direi di parlare. Io vorrei fare l'annuncio. Tu devi fare l'annuncio? Sì, no, rimandiamolo. Siccome siamo tra il primo e il secondo tempo, io darei di nuovo il gioco. Diamo di nuovo il gioco. L'1 per 2. Le partite sono Crotone, Palermo, sì, e Inter-Juventus. Esatto. Mi raccomando, dovete dire 1, X o 2. Sì. Naturalmente risultato secco. E il vincitore porterà a casa 6 bottiglie. 6 bottiglie marchiate Pascià. Marchiate Pascià, esatto. Allora, casualmente, Stella, io me ne vado. Sì. Io so che tu sei gelosa, perché adesso tu sai che io vado dalla mia fatina bionda. Sì. Vero? Io vado dalla mia fatina bionda. Perché dobbiamo vedere le quote della SNAI, no? Di queste due partite. E mi dispiace che non c'è qua la Lorella, l'assessore. Ah, è qua? Perché purtroppo non sentiremo l'audio. Dopo ti dico la quota dell'Inter che vince. O se vuoi ti dico la quota della Juve che vince. Ecco. Allora, tu hai messo X? Non è favoritissima l'Inter. Allora, io mi trasferisco a Casarsa, parto col teletrasporto. Stella, non piangere, sono pochi minuti, poi torno subito, te lo prometto. Va bene. Vado a Casarsa. Allora, ci siamo spostati dalla piazza di Azzano Decimo e siamo venuti in un posto nuovo, soprattutto con una persona che non avete mai visto, ovvero sia siamo dallo splendido Pascià di Casarsa della Delizia, sempre in Pontebana, e abbiamo questa nuova collaboratrice, si chiama Elisabetta, mi sembra. Genoveffa, no, è la nostra fatina bionda, come sempre, bella come il sole. Sono ancora qua. Passata una bella estate.
molto bella. Anche sì, tra le novità di essere per il primo anno a Casarsa con te, e che ci sei tu per la prima volta, no? Perché gli altri anni eravamo da altri posti, se vi ricordate, anche il gioco è completamente nuovo. Che è bello quando arrivi e tu pensi di fare una cosa, invece no, te la cambiano tutta. Allora, il gioco di quest'anno si chiama 1x2 e si tratta naturalmente di indovinare mandando sms e whatsapp a questi numeri qua sotto, che tu ovviamente ricordi a memoria. No, nel corso del programma fino alla fine dei primi tempi, o anche ve lo diremo strada facendo durante il programma. Dicevo, indovinare 1x2 a queste due partite che sono le seguenti. C'è anche la motivazione, vero Chiara, perché abbiamo scelto queste due partite? Sì. Allora, la prima partita, Crotone Palermo. Ecco, perché noi abbiamo scelto perché Crotone, secondo voi? Perché? Me lo domando anch'io, perché abbiamo... Per la prima volta c'è questo derby, il derby del sud, no? Perché Crotone, Calabria e Palermo, Sicilia, quindi un derby del sud per la prima volta in Serie A. Da sempre, da quando esiste la Serie A. Ma va, e basta? Cioè, è nel sempre. Senso, è appena... E in più è un derby, già pensate, siamo solamente alla quarta giornata di campionato ed è già uno scontro salvezza. Perché? Perché il Crotone è... in Europa League. No, è ultimo a 0 punti. Perché Palermo... No, dai, neanche l'Udinese così male. L'Udinese è terza, non vediamo almeno... Aspetta, tocchiamoci. È terza prima della partita col Chievo, perché noi non sappiamo ancora il risultato, anche se in realtà ha giocato a mezzogiorno e mezza. Vabbè, non importa, non sì, mi interessa. Siamo in diretta da Casarsa, ma in realtà è una diretta un po' differita. Insomma, ecco, buongiorno a tutti. Allora, no, dicevo, quindi non, l'Udinese quest'anno va benissimo, a prescindere dal risultato col Chievo. Ma sì, ma si sa Milano, che noi partiamo ecco. sempre così. Dicevo che il Palermo è penultimo, quindi sai, dopo tre partite, partiti malissimo, i neofiti della Serie A, perché Crotone non era mai stato in Serie A, mai. Bravi. Spero di dire una cosa giusta. Vi vogliamo così, l'importante è crederci. Mi sembra di sì che sia la prima volta a Crotone in Serie A, mi sembra. Palermo no, è da tanti anni, ma quest'anno insomma è partito quest'anno un po' meglio. Marino. Allora, vediamo le quote di Crotone Palermo. Allora, l'1 è dato 2,90, sì. L'X a 3,15, sì. E il 2 è 2,55. Quindi diciamo è abbastanza equilibrata, no? Sì. Un po' più in vantaggio il Crotone, ma... Ecco, visto che le partite del pomeriggio sono un po' così, no? Perché non è che ci siano grandi robe, nel frattempo mi chiamano, richiamo subito, grazie. Abbiamo scelto quello che lo chiamano in una maniera particolare, il derby si chiama... della Madunina. No, quello sarebbe Milan-Inter. Si chiama il derby d'Italia, Inter-Juventus. Pensa una partita clamorosa che si giocherà alle 18, quindi i vincitori verranno informati ovviamente dalla redazione live. No, live. Durante il corso della settimana, perché ovviamente la partita non la stiamo seguendo in diretta, perché comincia alle 18. Inter che ha fatto una bella figura, vero? In Europa League. Allora, io sono appena rientrato dalle ferie, diciamo che mi sono persa un po' di cose. Ha fatto una brutta figura? Ha perso in casa con... Molto bene! 2-0. Molto bene! Pronti via. Invece la Juve che in campionato va benissimo, è prima con un peso pieno 9 punti, ma insomma in Europa... Qual è la novità? In Europa un po'... Ah, ha fatto 0-0, questo l'ho vista. Con... Siviglia. Il barbiere, sì. Il barbiere di Siviglia. Allora, vediamo le quote importantissime, anche perché c'è un nostro amico seduto al di là delle telecamere, che però vedete, che è Juventino. Allora, Inter-Juventus. Allora, l'uno dell'Inter ha dato 4,25. Incredibile, tantissima, perché l'Inter gioca in casa, ricordiamolo. L'X a 3,40 e il 2 a 1,92. Ecco, quindi ragazzi, diciamo che Juve, qua. I signori della SNAI ci dicono che è più facile che vinca la Juve piuttosto che l'Inter. E qual è la novità? Beh, insomma, dai, l'Inter non è malissima, lascia stare, però non... Vabbè. Allora, chi vivrà vedrà. SMS, WhatsApp, tutto come volete. 1x2, questo può fare partite. Anche i vocali? Possiamo inviarvi anche i vocali? Si potrebbe fare, potremmo fare questo esperimento. E ovviamente, anche quest'anno siamo in Friuli? Sì, e quindi una bella bottiglia di birra. No! No, sei bottiglie di vino. Sei bottiglie, sì. Le scegliete voi.
Bianco, scusate, bianco oppure rosso, sempre quelli e basta. Ottimi, ottimi. Beh, minimo, ma ecco. Che fascia, scusa. Allora, io adesso me ne torno da Zano Decimo in piazza e noi ci vediamo settimana prossima, va bene? Ciao! Eccoci qua, noi siamo vicino al pozzo, al famoso pozzo. Prima. Perché abbiamo sentito una bellissima canzone di Anna e Luca sul pozzo. Dovevamo rientrare dal pozzo. No, ma tu veramente proprio dovevi andare nel pozzo. Ma perché le cose strane sempre a me, GP, allora? Ma perché va bene così, no? Io ti tiravo su dal allora pozzo. Allora la prossima volta entro dal pozzo. Allora la prossima volta che veniamo a Sano, sindaco, la caliamo nel pozzo, che però nel frattempo riempiamo d'acqua. No, giustamente, no? E così vi facciamo vedere questo splendido pozzo che è proprio qua fuori dalla loggia di Azzano Decimo. Allora ci hanno raggiunto. Torniamo. Ci hanno raggiunto due nostri amici. Per farvi amici. Vedere che belle, c'è un sole magnifico ad Azzano, sì. Quindi noi vi invitiamo a raggiungerci qua ad Azzano Decimo in piazza, proprio perché in questo momento si sta anche bene. No? Sta benissimo. Stamattina era molto freddo, bene. Vento e acqua. È vero. Roberto Raschiotto, stamattina sole, vento e acqua. Sempre come tanti anni. Come tanti anni. Si sente che è il presidente di Vele Libere perché la voce l'ha lasciata gli ultimi giorni ad organizzare la piazza, vero? Esatto, esatto. Sì. Allora, presidente, raccontaci un po' questa manifestazione. Stupenda, devo questa dire. Questa manifestazione che ormai ha raggiunto forse i 25 anni. Sì. Forse. Non li ho contati, ma no. Comunque speriamo che prosegua fino alla fine. Con un bel tempo così, sì. E mi auguro che la gente di Azzano possa apprezzare quello che è lo sforzo che noi facciamo. Sì, e ricordiamolo che sono tanti anni che Roberto, con tutti i suoi collaboratori e le altre associazioni di cui parlavamo prima, si impegnano proprio per dare questa veste culturale, artistica, ma anche di vecchi mestieri, vecchie arti, vero Roberto? Ecco, e qui abbiamo vicino il nostro buon Sari. Sì. Un nostro amico che ci è arrivato, Gianni Sari, del gruppo Amici San Martino. Che ha questo strumento particolare in mano, no? Buongiorno, io saluto tutti da parte del gruppo Amici San Martino. Questo è un semplice, diciamo, non è un remo, ma no. Serve per la polenta. Serve per la polenta. Il mestolo tradizionale, tutti dicono che è grande, però essendo che abbiamo fatto una grande polenta per i nostri amici qua e per tutti, ci vuole questo qua insomma. Ecco, quindi hai un paiolo gigantesco perché ci stia dentro cotanto mestolo. Sicuramente anche per fare per la polenta di tutti quanti deve essere... Cambiamo il microfono al volo. Chiedo scusa, per la polenta per tutti quanti deve essere una polenta grande. Comunque io volevo ringraziare innanzitutto Vele Libere che ci ha dato questa opportunità e ringraziare soprattutto lo staff che io rappresento, numeroso qua dietro, e sperare che ci sia un futuro, diciamo, anche per noi su questa manifestazione, insomma. E ringrazio soprattutto il sindaco. Chiedo scusa se non... un po' malconcio, ma mi ha beccato al volo di passaggio. Beh, chiaro, ma noi facciamo così perché siamo in diretta. Quanti chili di farina per fare la polenta per Azzano? Oggi ne abbiamo preparati in due giri 30 chili circa di farina. 30 chili di farina. Quanta polenta viene con 30 chili? È una roba immensa. Mi faccia fare i conti. È grande comunque. Sì, immagino. Due forme di formaggio fettate. Sì. Non mi ricordo quanti chili perché mi sono perso un po' da stamattina. Immagino perché vi ho visti molto operativi fin dalla mattina presto. Sì, questo infatti, adesso noi stavamo girando un po' per pubblicizzare la nostra polenta e il nostro Marco ci ha accalappiato. Allora, se siete a casa, magari non distantissimi da Azzano, sta per essere servita la polenta col formaggio qua in piazza Azzano Decimo, quindi raggiungetevi perché ci sono gli amici di San Martino che hanno fatto la polenta col formaggi. Si dice polenta con formaggio e approfitto. Sì, non è proprio il nostro dialetto, ma sì. È una lingua friulana, sì, perdonami. Sì, va bene, va bene. Approfitto anche sono per. Un po' sciovinista. Mi perdoni, approfitto anche per invitare tutti quanti il 13 novembre alla festa al Capitello di San Martino, che ci sarà la polenta, il formaggio, l'arrotino, e il pane che mi sono dimenticato, stiamo facendo anche il pane, ecco. Stiamo lavorando un po' per tutti, insomma, dai ragazzi. Benissimo. Buon proseguimento a tutti quanti a parte nostra, grazie. Perfetto, grazie ancora ai nostri amici, un applauso agli amici di San Martino con la loro polenta e il loro formaggio. Complimenti. Dopo facciamo un salto anche io e te. Noi cosa facciamo dici? Un salto più tardi anche noi a assaggiare queste pietanze squisite sicuramente. Tu devi sapere che il sindaco di Azzano Decimo, oltre a essere un ingegnere, quindi è uno che perché ingegneria è difficilissima,
È molto difficile, sindaco. Sì. Altre facoltà, ma... Fare il sindaco non è facilissimo, perché voglio dire... È più difficile che fare ingegnere. Ecco, poi un comune vasto, no, come Alzano Decimo, con tanti chilometri quadrati, 52 mi sembra di cui mi parlassi. Però anche lui non ha perso il fatto di essere un uomo, no? E anche a lui piace, piace partecipare a queste belle manifestazioni, a queste belle feste, perché a me non piace chiamarle sagre, a me piace chiamarle perché sono proprio delle feste, e se ne è svolta una 3 settimane fa della Madonna del Bembo. Guarda che ganci! Che gancio! Dove che... c'era anche un concorso e la nostra amica Barbara ha vinto questo concorso, il concorso appunto di Miss Bembo, dove c'era anche Mister Bembo, ma non so come mai la redazione di Pordenone mi fa sempre invitare le miss e non i mister. Devo parlarci io. Devi parlare con la redazione di Pordenone. Casualmente c'era anche il sindaco, perché come fa il sindaco a non essere... A una manifestazione. È un compito difficilissimo per il sindaco, vero? Qualcuno deve anche farlo, no, sindaco? Ecco. Allora, se nel frattempo vi facciamo vedere le immagini di questa manifestazione, io ringrazio la Be Nice Models Agency che ha curato l'organizzazione sia delle sfilate di moda che si hanno preceduto Miss e Mister Bembo, se sbaglio, non si può. Commentiamo sopra l'audio, scusatemi, la redazione non aveva scritto queste note di cronaca. Allora Barbara, raccontaci di questa serata. È stata una crescita personale, un'esperienza, mi sono divertita molto e sinceramente non me l'aspettavo di vincere il titolo di Miss Bembo 2016. Ecco, qua c'è la sfilata, tu hai partecipato anche alla sfilata o hai fatto solo il concorso? No, è solo il concorso, la sfilata era per altre ragazze e ragazzi, non c'entravano niente col concorso. Ecco, quante eravate a partecipare? E 23 mi sembra. Scusami che mi dicono, perché sono fissi al microfono. Solo 23, sindaco, così poche ragazze avevi da vedere. Solo 23? Sono comunque ecco. Insomma. Qua vediamo un po' di mister, no? Ecco, qua vediamo a flash ovviamente le varie presentazioni delle varie ragazze concorrenti, no? Eccola qui, questa sei tu. Sì. Non ti riconosci, Barbara? No, mi riconosco. No, non ti riconosci, meno male che c'è il papà al tuo fianco che adesso presentiamo anche lui. Immagini molto belle girate appunto di questo spettacolo che si è svolto, ricordiamo, pochissimo, 3 settimane fa, qui alla Madonna del Bembo. E ancora vediamo le uscite. Ma cosa si prova quando ti chiamano fuori, senti il tuo nome e cognome e tu devi sfilare davanti a gente così, tanta gente come c'era lì poi? Beh, è un po', devo dire, non è facile, sì. Però mi diverto molto a conoscere nuove ragazze e prepararmi, e comunque è una crescita personale, come ho detto prima, perché imparo ad avere un po' autostima di me stessa, certo. Che mi manca un po'. Ti manca autostima? Un po'. Perché? Non so. Perché? Non so, è una bella risposta, l'accendiamo? L'accendiamo, l'accendiamo. Senti, nella vita invece normalmente cosa fai? Studi, immagino? Sì, studio ragioneria, sono ancora all'ultimo anno delle superiori. Quindi sei quasi maturanda? No, sì, sei maturanda. Sì, sono maturanda. E sarai maturata. Speriamo. Tra più o meno... Speriamo. È maturata? Sì, abbastanza. È abbastanza maturata, maturata. Sì, come abbiamo, sì, il papà qua a fianco, sì. Chiediamo a lui se lei dice... Sì, ma possiamo sapere, se ci dici anche il tuo nome? Andrea, possiamo sapere la storia del calciatore che lei non ci ha spiegato? Sì. Ma perché questa ragazza non piace il calcio e ha fidanzato calciatore? Una cosa un po'... Allora, intanto buon pomeriggio a tutti. Oggi è una... Eccola qui la vincitrice, abbiamo visto prima il sindaco che purtroppo qualcuno deve premiare e ha toccato farlo al sindaco, porca miseria. Allora il mister, ah no aspetta, queste sono la seconda, questa è la seconda, tu devi ancora arrivare mi sembra, ecco adesso scusami facciamo la cronaca in diretta, questo è Mister Bembo che tu hai detto che è carino, beh in effetti è un bel fiol, e... Pamela non abbiamo chiesto il tuo commento, grazie, ed è casualmente il sindaco di Alzano Decimo, che duro lavoro fare il sindaco, altro che bilanci, scontri in giunta, queste sono le cose pesanti per i sindaci, dover premiare questa splendore di Barbara che appunto anche lei, vedi, non ti trovavano neanche quando tu eri sparita, ecco vediamo, è un po' impallato il sindaco, anche Barbara che però il sindaco un po' emozionato sbaglia anche il senso della fascia, ma non importa, mi sembra essere Martellini a fare una cronaca di una partita di calcio, eccola qua la Barbara bellissima che viene premiata, foto di rito con il sindaco, eccola qua.
Dicevamo, tra un po' stiamo finendo, dicevamo. Dicevamo che visto che oggi è un programma anche sportivo, sì. Si parla di calcio, sì. Barbara una piccola esperienza di calcio l'ha fatta. Attenzione, che... abbiamo una calciatrice, non sapevamo di averla. È un'esperienza temporale, adesso magari ve la racconta lei. Allora, la Barbara ha fatto la calciatrice e non sa di calcio, tutto ciò è molto bello. No, allora io so ovvio, di scusami, calcio. Anch'io ho fatto lo scientifico, non sapevo niente di matematica, ma non importa, ma qua si parla di sport. Allora, Barbara. Qualcosa di calcio so, però in inglese, non in italiano. In inglese, quindi si chiama soccer, non calcio. Soccer. Esatto, poi... No, ma anche i ruoli, so le... Aspetta, no, ecco, non devi coprire il microfono con la mano, un po' più in basso la mano, ecco, perché sennò, vedi, sì... fischia tutto, grazie Luca, abbiamo il nostro Angelo e Jacopo, i nostri due angeli in regia. Dicevamo, quindi tu non sai il calcio italiano, conosci quello americano. Cioè, le regole sono le stesse, sì. Però i nomi dei ruoli sono diversi e io conosco quelli in americano, non in italiano. Quindi l'attaccante si chiama... Il portiere è facile. Goli. No, il portiere è goalkeeper, no? Prende no, sì. Il gol. Cioè, beh, quello che lo chiamavano goli. Goli, perché forse sì. E l'attaccante in... un ruolo qualsiasi, visto che tu hai assistito. Wing. Là. Wing, che è l'ala. Che, è l'ala. Che strano, per wing. Per quello l'ho detto ala ecco, prima. Per quello. Wing, che è ala. Bene. E perché poi non hai continuato in Italia? Ci sono tante no. Società anche qua vicino. Che ma dice... perché in America l'ho iniziato un po' per buttare giù i panini americani che avevo mangiato. Ah, quindi del calcio non te ne fregava niente e hai detto vado però a giocare a calcio. Sì, perché era un po' per socializzare con le altre persone. Certo. E quanto sei stato negli Stati Uniti? Un anno. Un anno, quindi hai fatto tipo Erasmus con le sì, cose sì, l'anno lì? Scolastico. Sì, e com'è la scuola americana? Diversa da quella italiana. Nel senso migliore, peggiore... Diciamo che è un po' più semplice, si più studia semplice. Ma è un po' più semplice rispetto alle nostre scuole italiane. Certo, e hai avuto un contraccolpo quando sei tornata qua, nel senso magari avevi perso qualcosa per strada l'anno scolastico che hai fatto là o diciamo era stato abbastanza... No, sono stata promossa in quinta però ho dovuto fare degli esami di integrazione ma niente di così certo. Difficile. Benissimo, grazie. Facciamo un applauso a Barbara che è Miss Bembo in carica, perché non è facile trovarle in carica, le Miss, no? Allora, ci chiedono gli amici che ci seguono anche per i giochi di calcio cosa fa il Fontana Fredda, ve lo dico subito, tra poco vi do. Fontana Fredda sta vincendo ancora con la Virtus Corno per 1-0 con gol di Bedin al 25esimo. Tra poco vi diamo il riassunto di tutti i risultati, il riepilogo. Sì. Perché siamo giunti più o meno Serie D ed eccellenza anche in Serie A ai decimi del secondo tempo. Tra poco dalla regia mi stanno mandando segnali forti e chiari che dobbiamo fermarci per un attimo. Dobbiamo per forza. Sì, andiamo, perché... Noi andiamo a controllare come sta andando la polenta intanto, sì, giusto no, per voi. Sì, esatto. Come sta andando la polenta, sindaco? Mi dicono bene, ma qui abbiamo l'esperto accanto. Ecco. Poi allora, andiamo... noi andiamo, controlliamo la polenta e poi... E ritorniamo qua. Ritorniamo qua. Io sto ancora aspettando dal vice sindaco la famosa la bottiglia di Cabernet Franc. Non ma si è non... più vista. Ma sì, ma non importa. Tanto noi ci vediamo tra poco, mi raccomando, state lì. La qualità di prodotti sempre freschissimi, con tante grandi occasioni. Despar a Zano Decimo, la gastronomia, ogni giorno speciale, una qualità per gli amanti del buon gusto ed offerte insuperabili su tantissimi prodotti. Despar a Zano Decimo, vieni a trovarci in via 25 Aprile. Lo stile? Il tuo look sempre perfetto. Creative acconciature, i tagli più all'avanguardia, lo stile anni 50, il top per la tua testa sempre a posto. Creative acconciature, ad Azzano Decimo. C'è un mondo che gira intorno a te, il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Metti la tua auto in mani sicure. Pallardin Auto, officina e vendita, centro revisioni, centro autorizzato Michelin, impianti a gas BRC e BRC Service, vendita auto autorizzato Fiat, auto nuove ed usate. E con la tua auto non avrai più pensieri. Pallardin Auto, ad Azzano Decimo.
buon gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al buon gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al buon gustaio, più buono di così. L'unico, l'originale, da 10 anni in outlet vi propone i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. Ed ora vi presenta le nuove gamme di elettrodomestici e cucine con sconti incredibili. In outlet a Pordenone, Interporto, a Pradamano, in via nazionale 92. I colori della natura, i fiori, le piante. Fioreria Cristallo, per qualsiasi festa e ricorrenza, ditelo con i fiori. Cesti, composizioni, bouquet, corone, cuscini, i fiori per tutte le circostanze. Fioreria Cristallo, anche con il servizio a domicilio, da oltre 55 anni a Pordenone. La colazione, il brunch, tutti i giornali e i servizi online, ricariche telefoniche, pagamenti delle bollette, caffè Nogaredo. Ogni giorno, dalle 6 di mattina, vi aspettiamo con tanti servizi per voi. Caffè Nogaredo, la sede del Pordenone Fan Club. Ogni partita del Pordenone in trasferta, in diretta sul mega schermo. Caffè Nogaredo, passate a trovarci. Ebbene sì, cari amici, ci sarò anch'io domenica 25 qui al centro commerciale Gran Fiume. L'altra domenica parleremo di sport friulano qui in diretta, proprio qui al centro del Gran Fiume. Sì, non è che c'è solo Carlo Luna, ci sono anch'io GP, ma soprattutto c'è lei, la divina Pamela Bonesso, proprio domenica 25 settembre dalle 14:30, proprio da qui, centro commerciale Gran Fiume, Fiume Veneto. Vi aspettiamo in tantissimi. Insieme dalla piazza di Assano Decimo. GP, sì. Cos'hai? Come si chiama? Rauscedo, Vitis Rauscedo. Cioè, no. Rauscedo è un paese, ma comunque va bene. Come si dice? Raucedine. Raucedine, sì, va bene, Rauscedo, Raucedine. Allora, non è la stessa cosa, però va benissimo. Bentornati naturalmente, ancora grazie, siete tantissimi che ci state scrivendo proprio per il gioco. Intanto si vedono i bei quadri che ci sono in piazza da Assano Decimo. Esatto, esatto, in questa splendida manifestazione. È diventata una splendida giornata. Allora, sì. Riepiloghiamo un attimo i risultati, perché siamo al 15° del secondo tempo su tutti i campi, quindi Serie A, Lega Pro, ricordiamo che si è giocata ieri sera, scusatemi, e Serie D ed Eccellenza. Prego, per la Serie A. No, non devi tenere, brava, così. Allora, Cagliari-Atalanta 1-0, Crotone-Palermo 1-0, Sassuolo-Genoa 0-0 e Torino-Empoli ancora 0-0. Adesso andiamo invece a vedere quelli che sono i risultati della Serie D. Ricordiamo, la Serie D è il girone C, quello che interessa le nostre squadre regionali. Abano Calcio Campodarsico 2-0, Unione Asignano Chiampo, non riuscirò mai a dirlo, fino a fine stagione 1-0 con la Vicontina. Il Belluno ancora in vantaggio sul Legnago per 1-0, l'Alto Vicentino vince sul Cavi Noale per 1-0, il Cordenons tiene botta col Mestre 0-0, a Montebelluno la Virtus Vecom va in vantaggio col Montebelluno per 1-0, il Tamai sta ancora perdendo in casa per 1-0 con l'Este, Triestina Union Feltre 0-0 e Vigasio Careni Pievigina 1-0. Questi dunque i risultati della Serie D. Per quanto riguarda invece l'Eccellenza, aggiorniamo sempre, ripetiamo, al 15° dei secondi tempi, eccoli qua i risultati: Cerri Smulzane 2, ISM Gradisca 1, il Fontana Fredda ancora in vantaggio per 1-0 sulla Virtus Corno, Gemonese Lumignaco 1-1, Tor Viscosa Lignano, Tor Viscosa ancora in vantaggio per 1-0, poi Manzanese Union Pasiano 0-1, San Luigi Calcio Tolmezzo 0-0, il Tricesimo ha ribaltato il risultato, quindi Tricesimo 2, Crassa Le Pen 1 e il Chions ancora in vantaggio per 2-0 sul Vesna. Questi dunque i risultati al 15° dei secondi tempi. Parlavamo proprio inizio trasmissione, perché si fosse appena sintonizzato, di un splendido impianto sportivo che il comune di Assano Decimo ha ristrutturato, no? A Corva. Abbiamo casualmente un servizio dell'inaugurazione. Ma guarda che caso! Sono cose strane che succedono ad Assano Decimo, sindaco. Bene. Torniamo indietro di pochi giorni. Penso proprio di sette giorni fa a quest'ora. Perché l'inaugurazione era intorno alle 17, noi siamo arrivati un po' prima. E allora vediamo il servizio che ha curato Carlo Luna per noi dell'altra domenica. Carlo Luna che sarà con noi
da domenica prossima, inaugurazione dell'impianto sportivo di Corva, naturalmente col sindaco e col presidente del Corva, che si chiama, non mi ricordo mai, Norman Giacomin. Norman Giacomin, società che milita nel girone di promozione e che, tra parentesi, ha vinto appunto domenica in occasione dell'inaugurazione dell'impianto sportivo. Prego, regia. Ci troviamo al campo sportivo di Corva di Azzano Decimo per l'inaugurazione della tribuna e al mio fianco abbiamo il sindaco di Azzano Decimo, l'ingegner Marco Putto. Allora, abbiamo finalmente realizzato qualcosa di importante per questa struttura, che è molto bella e che può finalmente dare un valore in più ai giovani che vengono qui. Sì, infatti siamo molto soddisfatti, è un impegno che ci eravamo assunti ancora all'inizio del mandato e che siamo riusciti a portare a termine. Si tratta di un'opera dal costo complessivo di 100.000 euro che potrà ospitare 99 persone a sedere e che servirà il pubblico per l'appunto per seguire sia il settore giovanile sia la prima squadra del Corva Calcio. È un'opera che appunto abbiamo portato avanti in questi anni, abbiamo seguito tutto l'iter tra gara d'appalto, progettazione eccetera con l'ufficio tecnico interno. Voglio ringraziare a questo proposito l'ingegnere Enrico Mattiuzzi che per conto del comune ha seguito tutti i dettagli tecnici. Importante questa realizzazione anche perché non è solo la tribuna quello che è stato realizzato quest'oggi qui, ma è anche tutto quello che è stato fatto attorno con opere pubbliche molto importanti. Infatti, come ho accennato anche prima, in inaugurazione abbiamo realizzato in questo mandato prima l'asfaltatura del parcheggio antistante gli impianti sportivi, andando a realizzare tutti i settori, tutti i parcheggi che ci sono qui davanti. Poi abbiamo realizzato la sistemazione delle stradine d'accesso sia agli spogliatoi sia alla tribuna con tutti gli scarichi fognari e abbiamo anche spianato l'area retrostante il campo che potrà consentire poi alle associazioni di svolgere ancora attività sportive, nonché il completamento della recinzione. A questo punto possiamo stipulare la convenzione con il Corva Calcio per la gestione degli impianti in tutta sicurezza. E credo che questa sia una bella cosa per il mondo sportivo. Ultima cosa, la realizzazione è stata fatta, oggi la prima partita, il Corva Calcio ha vinto, meglio di così. Meglio di così, è davvero una giornata di sport molto bella, con la squadra locale che ha vinto, è un momento di festa, andiamo tutti a godercela. Eccoci qua, bello lo spot della presentazione, dell'inaugurazione dell'impianto sportivo, col sindaco. Sì. Però Stella, e col nostro amico Carlo Luna. La nostra Stella, sì, aveva qualcosa da dire al sindaco. Due minuti e mezzo ha continuato a... Si può dire tontonare? Si può dire tontonare a quest'ora? Perché Stella, raccontaci. Perché il sindaco oggi non ha messo la fascia. Sindaco, perché non è un momento istituzionale. Non è un momento istituzionale. E tu hai detto che invece doveva avere la fascia. Sempre la fascia. Perché anche l'alloro, perché è ingegnere, quindi. Ecco. Se girassi sempre con la fascia e con l'alloro, allora. Giulio Cesare. Non avrei molto seguito, credo. Giulio Cesare. No, perché poi giustamente tu dicevi che invece Barbara la fascia, per non lasciarla da sola era giusto avere la sì. Coppia. Abbiamo un sindaco sfasciato, nel senso senza la fascia, scusatemi. Senza la fascia. Fareste un saluto a mamma e papà di Barbara da parte dell'amico del latte. Loro capiscono, grazie e complimenti per la trasmissione. Scusami, adesso io sono curioso, no? No, io non so. Chi è l'amico del latte? Non ho idea, te allora, lo giuro. Aspetta, Vado dalla mamma. Sì, Barbara, scusatemi. Pomera, va dalla mamma e dal papà. Chi è? Roberto. Un certo Roberto. Ma l'amico del latte, perché voi comprate il latte da lui? Una storia sul latte. È troppo lunga la storia. Bellissimo. Avete qualcosa sul latte voi due? Non so. Sì. I Milk and Coffee. Ma certo che abbiamo qualcosa sul latte. Tu te li ricordi i Milk and Coffee? No. No. Ma non la mia età più o meno. Forse anche più vecchi. Sì. Più belli di me però, eh. No, sì, è possibile, sì, no. Assolutamente più belli di me. A me piace questi momenti perché lui è sempre, lo prendo sempre di in castagna alla sprovvista. Sì. Ecco, e quindi sul latte. Statale 13. Statale 13, che è una... Allora, vogliamo raccontare, perché tu non lo sai che io lo so, questa è bella. Bella. Lui non lo sa che io lo so. Questa canzone, ho saputo, che l'ha scritta proprio Luca. Sì, l'ho scritta io. E l'ha scritta tornando, o meglio, l'idea gli è venuta da un viaggio tornando di ritorno. Tornando da Udine, dal tuo studio. Dallo studio dell'altra domenica di Udine. Esatto, proprio sulla statale, perché... Sì, no. Guardando quanta vita c'era. Esatto, che pullulava. Che non ce n'era. Ecco.
Questa è una, un inedito, Anna e Luca Acoustic Duo, statale 13, prego. Sulla statale non passa più nessuno, solo qualche vecchio bar e qualche insegna che non va, anche l'ombra di qualcuno che chiede un passaggio in città. E non si sente più il rumore delle auto, e chi abita vicino un po' contento, un po' nostalgico degli anni in cui la vita sapeva di vita, e per la noia non c'era tempo. Ricordiamo Anna e Luca Acoustic Duo, ricordiamo Biasin ad Azzano Decimo, dove anche loro ovviamente è il punto di riferimento, e Nuova Azzano Musica, dove Anna ancora vai a Nuova Azzano Musica, è vero? Luca, non so, vai ancora anche tu Luca o no? Ultimamente no, perché tu oramai hai preso altre strade, no? Devo dire però che loro due, da quando hanno iniziato a cantare, hanno portato fortuna a Sassuolo, perché ha fatto 2 gol. Ecco. Quindi Sassuolo-Genoa 2-0. Dov'è? E anche il Cagliari ha fatto il secondo gol. Cagliari-Atalanta 2-0. Bene, allora andiamo a ricapitolare anche l'eccellenza, perché è successo qualcosa. Sì, perché il tricesimo ha fatto il terzo gol col Kras Repen, quindi tricesimo 3, Kras Repen 1.
Per quanto riguarda invece purtroppo in Serie D, il Mestre è andato in vantaggio col Cordenons, quindi Mestre 1, Cordenons 0. Avevamo già detto che l'Este aveva raddoppiato col Tamai 0-2, la Triestina è ancora ferma col Feltre sullo 0-0. Questi sono i risultati cambiati, siamo più o meno alle mezze ore dei secondi tempi. Marco, scusa, dicevi qualcosa? No, perché io a me piace parlare anche con i nostri sì, amici. Ma tu fai da ospite adesso? No, ma adesso io mi sono seduto qua con vicino a Stella. Eri stanco. No, ma ti spiego perché vicino a Stella, perché Stella ha avuto, come Barbara, anche lei ha avuto delle esperienze da, tra virgolette, in questo caso fotomodella. Perché grazie a questo news magazine che è online, ovvero sia 3000sport.com, c'è sempre la bella di 3000sport, e tu qualche mese fa sei andata a fare degli... Sì, che è più bello dire shooting fotografico. Secondo te shooting è più bello? Sindaco, shooting è bello da dire? Shooting è bello. È bello dire shooting secondo voi? Sì, shooting. Bellissimo. Tu fidanzato ha detto che è bellissimo. Allora, raccontami parlavo un po'. Di te. No, parlavo dello shooting. Allora, com'è stata questo... Bella, molto bella. Il fotografo è stato veramente bravissimo. Sì. Anche Eddie è stato bravo, dai. Sì. Sì, anche Eddie. Sì. Poi sono stata più brava io e sì, basta. Vabbè, insomma, madre natura ha fatto un ottimo lavoro, devo dire. La mamma. A papà no? No, tutta la mamma. Ah, ecco, tutta la... Ecco, io non so... Allora, coinvolgiamo, scusatemi, abbiamo il primo cittadino di una città, ma com'è che se escono belli i figli è merito delle mamme, se vengono fuori come me è colpa del papà? Discriminazione sempre, sì, no, noi maschi si è sempre discriminati. Perché voi uomini non fate niente, fa tutto la donna, 9 mesi, allora è merito della mamma. Il grosso della fatica fa la donna, è vero, assolutamente. Oddio. Non è l'orario giusto, nel posto giusto, visto che siamo in piazza per parlarne, però anche l'uomo, voglio dire, non è che non fa niente. Minuto, boh, non fa tre, tutto quello che fa la donna. Bene, dai. Io fossi il tuo fidanzato adesso mi arrabbierei un po', perché un minuto, due, tre, cinque, no? Vabbè. Sì, voglio dire, non è che... sì, non serve fare andate in ritorno di una Champions League, però anche sì, fare i minuti di recupero del calcio, no? Neanche quelli, no? Dunque, questa esperienza, poi hai fatto qualcos'altro oppure ti sei fermata lì, no, perché eri soddisfatta? No, mi sono fermata lì, ero soddisfattissima. Ecco. Tu naturalmente lavori nel Pascià, all'interno del Pascià Group, in questa bellissima catena, esatto, di tantissimi punti vendita, bar, snack bar, con annessi un sacco di divertimenti e possibilità di 1000 servizi. Esatto. E c'è una data molto importante di cui parleremo anche domenica prossima, naturalmente. Il 1° di ottobre. Ecco, allora sai tutto, parli tu, anche perché tu sei già stata protagonista dell'altra volta. Esatto. Allora, vado sempre mandata in trasferta, perché il 1° di ottobre anche al Pascià di Glaris ci saranno Lady Brian e Igor S che suoneranno in esclusiva per il Pascià. Esatto, ricordiamo Lady Brian e Igor S, uno è un vocalist, uno DJ, due tra i personaggi più in voga nel momento. Sì, più in vista, sì, sì, esatto, e a Glaris si comincia questa winter season. Esatto, inauguriamo la stagione invernale. Esatto, proprio con loro due. Esatto. E non è una serata che tira lunghissimo, perché comincia presto. Comincia, no? Presto, non può tirare lunga perché poi i vicini si lamentano. Beh, direi, sì, voglio dire. Sindaco, a proposito, parliamo di questi problemi, no? Perché si sa che in alcune città della provincia di Pordenone, ma anche ad esempio a Udine, sono stati grandi problemi proprio per il fatto del... Si chiamano rumori, secondo me la musica non è rumore, quindi poi vabbè, ognuno la pensa come vuole, no? Anche qua ad Azzano ci sono questi problemi? Allora, ci sono stati, adesso non facciamo un mistero, ci sono stati un paio di circostanze in cui un paio di locali hanno ripetutamente infastidito, sì, i vicinanti. In particolare, ovviamente non facciamo nessun nome in trasmissione, in particolare c'è un locale che storicamente in determinati periodi dell'anno, secondo appunto quanto viene riportato, dà fastidio ai vicinanti. Certo. Cosa dire? È un tema molto delicato, perché da un lato c'è il diritto sacrosanto al riposo, esatto, al riposo, dall'altro c'è il diritto sacrosanto dei bar e delle attività a fare il loro lavoro sostanzialmente. Diciamo che le regole ci vengono in soccorso, perché regolamenti locali stabiliscono che fino alle 11.30 di sera si possa fare musica tranquillamente, dopodiché il volume va forzatamente abbassato. Allora io penso che se ci si viene incontro un attimino e come dire, vengono rispettate queste regole, tutti abbiano il loro spazio. Dopodiché una volta ogni tanto, magari venendo a chiedere l'autorizzazione di deroga, certo, che noi diamo determinate circostanze, si può anche sforare. L'importante è che non diventi un'abitudine, perché chi va a lavorare la mattina ovviamente ha lo stesso sacrosanto diritto di dormire. Credo che con un po' di buon senso si risolvano
comunque anche questi problemi. Certo. Dunque, ci continuano a chiedere risultati di naturalmente dei nostri amici che seguono, ci seguono anche per i risultati di calcio. Ci chiedono ancora del Fontana Fredda, vi aggiorniamo subito. Il Fontana sta ancora vincendo con la Virtus Corno per 1-0, sempre col gol di Beding nel primo tempo. Io direi che ci fermiamo per un attimo di pubblicità. Ci fermiamo ancora? Sì, tu devi fare un annuncio importantissimo. Sì, molto importante. Il famoso caffè sospeso, da noi c'è l'annuncio in sospeso. No, no, è un annuncio molto importante, ecco. Riguarda anche te, GP, preparati. E mi devi rispondere in diretta, e quello che dici in diretta vale. Ci rivediamo fra poco. Che è meglio, va, sì. La qualità di prodotti sempre freschissimi, con tante grandi occasioni. Despar a Zano Decimo, la gastronomia, ogni giorno speciale, una qualità per gli amanti del buon gusto ed offerte insuperabili su tantissimi prodotti. Despar a Zano Decimo, vieni a trovarci in via 25 Aprile. Lo stile? Il tuo. Il tuo look sempre perfetto. Creative acconciature. I tagli più all'avanguardia. Lo stile anni 50. Il top per la tua testa sempre a posto. Creative acconciature. Ad Azzano Decimo. C'è un mondo che gira intorno a te. Il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Metti la tua auto in mani sicure. Ballardin Auto, officina e vendita, centro revisioni, centro autorizzato Michelin, impianti a gas BRC e BRC Service, vendita auto autorizzato Fiat, auto nuove ed usate. E con la tua auto non avrai più pensieri. Ballardin Auto ad Azzano Decimo. Sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. L'unico, l'originale, da 10 anni in outlet vi propone i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. Ed ora vi presenta le nuove gamme di elettrodomestici e cucine con sconti incredibili. In outlet a Pordenone, Interporto, a Pradamano, in via Nazionale 92. I colori della natura, i fiori, le piante. Fioreria Cristallo, per qualsiasi festa e ricorrenza, ditelo con i fiori. Cesti, composizioni, bouquet, corone, cuscini, i fiori per tutte le circostanze. Fioreria Cristallo, anche con il servizio a domicilio, da oltre 55 anni a Pordenone. La colazione, il brunch, tutti i giornali e i servizi online, ricariche telefoniche, pagamenti delle bollette, caffè Nogaredo. Ogni giorno dalle 6 di mattina vi aspettiamo con tanti servizi per voi. Caffè Nogaredo, la sede del Pordenone Fan Club. Ogni partita del Pordenone in trasferta, in diretta sul mega schermo. Caffè Nogaredo, passate a trovarci. Ebbene sì, cari amici, ci sarò anch'io domenica 25 qui al centro commerciale Gran Fiume. L'altra domenica parleremo di sport friulano qui in diretta, proprio qui al centro del Gran Fiume. Sì, non è che c'è solo Carlo Luna, ci sono anch'io GP, ma soprattutto c'è lei. Lei, la divina, Pamela Bonesso, proprio domenica 25, 25 settembre, dalle 14.30, proprio da qui, centro commerciale Gran Fiume, Fiume Veneto. Vi aspettiamo in tantissimi. Ed ecco qua la spero buonissima, no, ma spero, è bellissima, si vede. Polenta degli amici del fatta gruppo, dagli amici del gruppo San Martino. Facciamo un applauso agli amici del gruppo San Martino di questa buonissima polenta. Allora,
A proposito di polenta. Sì. Adesso ti faccio l'annuncio. No, no, aspetta, aspetta, no. Perché sindaco, diamo il microfono, sì, sì. Perché lui è appena arrivato. Tu sei? Denis Rossetta. Denis Rossetta, anche tu del gruppo Amici di San Martino, ovviamente. Sì, allora, raccontaci, prima ci ha raccontato lui che è venuto qua col paiolo, quello grandissimo, no? Com'è divertente fare la polenta, uscire tra tanti amici, così per far conoscere i propri prodotti territoriali, no? È una certa sfaticata, diciamo, però si viene pagati da questa cosa, sia dal fatto che, un conto, sì, dal fatto, diciamo, che poi, sì, venga tanta gente a farvi anche i complimenti per la bontà di questa tradizione, sì, tipicamente della zona, chiaramente, sì, no? Sì, sì. Ecco, ma si fa proprio fatica a farla fisicamente, a girarla? Quando diventa ben cotta, lei diventa molto più, sì, sì, più dura, quindi sì, si fa fatica. Bisogna darsi il cambio, sì. Addirittura, cioè, fate come... Cos'era? 24 ore di Le Mans che cambiano il pilota? Sì, esatto. Siamo in 4 o 5 persone, sì. A Le Mans, infatti, dice il sindaco, giustissimo. Allora, io ho visto già che i nostri amici dietro le camere hanno già chiesto che... Hanno già prenotato la polenta, quindi non facciamo vedere gli assaggi in diretta. Vi ricordiamo che è stata appena sfornata, quindi se siete, ci state guardando, venite ad Azzano, perché in piazza, come potete vedere dalle immagini, è una giornata bellissima, la piazza è di un colorato veramente eccezionale e in più si mangiano cose tipiche di una volta, vero sindaco? Le cose tipiche di una volta, fatte proprio arti e mestieri, perché sì, oggi è Sapore d'Arte, che è una mostra, o meglio, sì, artisti, pittori, eccetera, ma anche tradizioni culinarie. Culinarie gastronomiche. Tradizioni culinarie gastronomiche. Allora ringraziamo ancora i nostri amici di San Martino, naturalmente se volete restate qua. Vediamo intanto cosa succede in Serie A, perché stiamo per essere agli sgoccioli, ci è tornato a raggiungere naturalmente. In Serie A non succede granché, alla fine i risultati sono sempre Cagliari-Atalanta 2-0, Crotone-Palermo 1-0, Sassuolo-Genoa 2-0 e Torino-Empoli 0-0. Benissimo, vediamo invece gli altri risultati. Andiamo subito in Eccellenza, dove ci sono degli aggiornamenti, perché il Lignano ha pareggiato col Tor Viscosa, quindi Tor Viscosa-Lignano 1-1 e il Chions, caro sindaco, buono per noi che siamo qua vicino, ha fatto il 4 col Vesna con gol di Zanetti al 77esimo. Per quanto riguarda la Serie D, l'Este purtroppo ha raddoppiato, l'avevamo già detto, scusatemi, le nostre regionali non cambia niente, il Mestre vince col Cordenone 1-0 con gol di Sottovia, ex Acilese, Tamai Este 0-2 e la Triestina col Feltre ancora 0-0. Tra poco vi daremo anche i risultati di tutte le altre della Serie D. Allora, è tornato con noi l'assessore Mauro Bortolin, sì. Allora, vediamo con questo microfono, Mauro, quindi oltre che arte qui ad Azzano Decimo, anche i sapori. Eh beh sì, un connubio credo inscindibile, insomma, perché questa manifestazione, insomma, da molto tempo sviluppa questi due filoni, insomma, da un lato mette in mostra gli artisti locali del nord-est che hanno inteso partecipare a questa bellissima mostra e dall'altra parte fa rivivere anche i gusti e le emozioni dei gusti tradizionali praticamente, quindi qui abbiamo un esempio che insomma è fuori discussione, certo. E da questo punto di vista credo che sia una cosa bella, insomma, che affonda le radici anche nelle tradizioni del paese, del comune di Azzano Decimo. Ecco, è proprio da Azzano Decimo dove è partita un'iniziativa, abbiamo avuto prima Edo del Buongustaio, un'iniziativa appunto della catena delle pizzerie del Buongustaio, sono quattro, una è proprio qua da Azzano Decimo, al di là della piazza, un'iniziativa, assessore, che secondo me è molto nobile, perché hanno inventato la pizza alla matriciana, in pratica la pizza fatta esattamente con gli ingredienti della matriciana, e sugli 8 euro della pizza 4 euro verranno devoluti alla Croce Rossa perché diano una mano agli amici di Amatrice dopo il tragico terremoto di qualche settimana fa. Noi abbiamo fatto un servizio ieri proprio su questo, proprio qua ad Azzano Decimo, con Alberto, il figlio di Edoardo, i due titolari del Buongustaio. Così non solo vi rinnoviamo l'invito ad andare a gustare la pizza alla matriciana e donare insieme agli amici del Buongustaio 4 euro su 8, ma potete vedere anche come si fa la pizza alla matriciana. E allora, se siamo pronti in regia, prego, il servizio girato, facciamo che lo stiamo girando adesso o ieri pomeriggio? Sì, adesso. Adesso, dai. Allora io adesso vado da là della piazza, mi cambio la camicia, giriamo il servizio in diretta, va bene? Grazie. Ricominciamo da dove ci eravamo lasciati, ovvero sia dal Buongustaio,
con Alberto, ovviamente. Casualmente siamo a Zano Decimo oggi, chissà come mai. Perché domani c'è la diretta, no? Oggi, noi oggi. Siamo in diretta. Ah, siamo in diretta. Noi abbiamo la macchina del tempo. Io dalla piazza sono venuto qua da te. Ah, vero? Ok, sì. Allora, come al solito, come l'anno scorso, il grande successo della pizza del mese, ma in questo caso la pizza del mese è una cosa che gli amici del Buongustaio, ovvero sia Edo e Alberto, hanno voluto fare in maniera, diciamo, con un grande cuore. Raccontaci la storia di questa pizza del mese, Alberto. Abbiamo voluto fare la pizza alla matriciana, che è fatta con gli ingredienti proprio del sugo alla matriciana, che praticamente verrà devoluto metà dell'incasso raccolto da questa pizza verrà devoluto alla Croce Rossa italiana, per, ovviamente, per dare una mano agli amici di Amatrice. Esatto, sì. dopo il terremoto, dopo queste brutte cose che purtroppo anche noi qua abbiamo vissuto, per fortuna sono passati tanti anni. Allora vediamo, Alberto, come si fa la pizza alla matriciana. Quindi tu hai già steso la pasta e messo il pomodoro come al solito, pomodoro base rossa perché non c'è mozzarella, sì. E poi mettiamo del guanciale. Sì. Ah, buonissimo il guanciale. Sì, ma è facile da trovare il guanciale, Alberto, in giro? Sì. Trova molto facilmente, sì. Ecco, quindi c'è il guanciale che vedete viene disposto a raggiera. Sì. Bellissimo, perché anche l'occhio vuole la sua parte, no? Sì, sempre. Sempre? Ecco. Ancora una, eccola qua al centro, bellissima. Poi? Poi del pecorino. Assolutamente pecorino, mi raccomando, non parmigiano reggiano, perché ad Amatrice si usa il pecorino. Sì. E poi della cipolla e del pepe. Cipolla e pepe, che Alberto va subito a prendere. E quindi ricordatevi che se verrete a prendere questa pizza, la pizza amatriciana, presso i punti vendita del Buongustaio, ovvero sia Fiume Veneto, a Zano Decimo dove siamo noi, San Stiro di Livenza e novità a Bruniera, sugli 8 euro della pizza 4 verranno devoluti alla Croce Rossa, appunto, per gli amici di Amatrice. Sì, esatto. Allora adesso Alberto inforna questo splendore perché è molto bella, e noi ci vediamo quando la pizza starà fuori, perché poi ce la mangiamo io e Carlo. Sì. Tu niente. Io niente, va bene. Tu sei a dieta. Grazie. Vai con l'infornamento. E allora eccoci qua, la pizza amatriciana, Alberto. È pronta? Pronta. La tagliamo e la mangiamo. La mangiamo, sì. Roberta non vuole uscire a salutarci, ma noi la salutiamo. Ciao Roberta! Ciao! Ecco. C'è anche Andrea. Ciao, ah sì, Andrea, che lei è un bel fiol, quindi venite a Zano, perché Roberta è una bellissima ragazza e Andrea è un bel fiol. Sì. Ha detto che voleva venire in televisione, magari lo vediamo ad Zano in piazza, passa dopo, sì, a trovarci. Sì, no? Ecco. Dopo lo facciamo venire. Dio. Allora, vi ricordiamo? Allora, pizza alla matriciana, metà del costo della pizza, ovvero sia su 8 euro, 4 euro, vengono devoluti alla Croce Rossa per gli amici, sì, di Amatrice. E io direi, Buongustaio a... A Zano Decimo, Fiume Veneto, San Stiro di Livenza e Bruniera. A Bruniera, sì. New Entry. Che New Entry. Tra qualche settimana andiamo anche a Bruniera. Vi aspettiamo. Grazie a tutti, ci vediamo in piazza da Zano tra pochissimo. Ciao. Saluta Edo che è in piazza. Ciao Edo. Ciao Edo. Eccoci. Eccola. Qua, com'è la polenta degli amici del gruppo di San Martino? Buonissima. Ecco. Non venite a mangiarla. Perché la vuoi mangiare tu? Ecco, e il formaggio? Squisito. Se posso avere un pezzo di pane adesso? Ecco, perché abbiamo anche il pane, eccoci qua che è arrivato anche il pane. Allora, ci raccontavate del pane bellissimo, che c'è una cosa particolare, volevi dirti. Facciamo dire più Giovincelli, il futuro di questo gruppo. Dai. Il futuro di questo gruppo, perché lui è più giovane di me e si dà del vecchio, pensate voi. Allora, il pane, perché abbiamo la polenta, il formaggio e c'è anche il pane, quindi... Il pane lo produce... un gruppo di amici che servono quelli del panificio Preto di Cecchini, che viene a darci una mano durante questi eventi, e lo producono loro, lo fanno al momento, lo cucinano al momento, e
Ce n'è, venite. Allora, ce n'è in abbondanza, potete venire. Ecco, voi siete posizionati non in piazza ma nella strada che porta alla chiesa. Che sindaco si chiama, mi perdoni la mia ignoranza? È sempre via Piazza Libertà. Piazza Libertà, sì, ok, sì, quindi però la strada che va verso la chiesa di Azzano. Quindi passate la piazza, fronte al municipio, si gira a destra e trovate gli amici del gruppo San Martino. Anzi, gruppo Amici San Martino, ho dovuto leggere la maglietta. E trovate loro due, trovate il pane appena fatto, la polenta, il formaggio. E il formaggio anche con le cacciottine. Il formaggio e poi anche le cacciottine che stanno tirando fuori in questo momento. Ah, proprio tutto fatto al momento. Cucinato anche il formaggio da Mario e Caterina. Giuseppino, non mi ricordo più il nome. Beh, vabbè, ma tanto sono tutti amici, è un gruppo di amici, sì, finisce in Ina. Vedo che Stella annuisce. Barbara, tu, a te piace la polenta, il pane fatto in casa, eccetera, eccetera. Ma qual è il tuo piatto preferito, in assoluto? Non dirmi hamburger, che siamo in Adesso Friuli. I miei genitori mi guarderanno malissimo. Attenzione, facciamo una crisi familiare per questa sera, pronti via, cioè? Però mi piace molto la pasta con l'astice. La pasta con l'astice, sei di gusti molto morigerati ed economici. Però il papà la sa fare bene. Ah, ecco perché, ecco, perché abbiamo allora, un papà chef. Abbiamo scoperto, sì, il motivo. Tu sai cucinare, Marco? Il minimo indispensabile, mia moglie che, ecco, fa tutto lei in cucina. Invece Stella è una chef gourmet. Assolutamente, aspetta, io vorrei, se mi seguite, no, perché voglio dire, io so sopravvivere, però chiediamo al suo fidanzato. Stella, sa cucinare? Per niente. Benissimo, un applauso a Stella che ha detto la verità, per cortesia, un applauso. No. Domani cucini tu? No, fortunatamente è bravissima. Infatti mi ha messo all'ingrasso appena. Ma se sei un filo di Ho dovuto smettere, vado a mangiare fuori adesso. Vai a mangiare fuori. Qual è il piatto migliore di Stella? Il piatto migliore? Spara uno che se non lo sa fare. Peperoni ripieni. Peperoni ripieni, benissimo. Ah, è l'ultimo che si ricorda, eh? I peperoni che hai fatto ieri è l'ultimo che si ricorda. Allora. Già che siamo in tema, sì, di mangiare. Sì. Specialmente la polenta, il formaggio, il pane, sì. Allora, GP, sì, dobbiamo organizzarci, sì, andare a fare una scampagnata. Ma sì, sono solo 9 km di escursione, sì. Sì, con 500 metri di dislivello, ok? Andiamo su in Malga, agriturismo, ex agriturismo Lo Scoiattolo, in Montecorno. Ok, ci sono stata ieri. Il mangiare è buonissimo, sì, il vino rosso altrettanto. Puoi chiedere al papà se vuoi. E sono persone squisite, il panorama è fantastico, si sta in mezzo alla natura, sì, è un posto meraviglioso, andateci in tantissimi. Sai, sindaco, che si parlava prima della famosa bottiglia di Cabernet Franc di Lorella? No, se la sono bevuta lei insieme alla Lorella dopo okay, questa... Non è vero! Sto scherzando, ovviamente. C'è l'ultima pausa, l'ultimo momento pubblicitario, poi rientriamo, i finali della Serie A, della Serie D dell'eccellenza, col sindaco abbiamo ancora da... chiacchierare di qualcosa di Azzano Decimo. Però mi devi rispondere. Sì, la faremo, voglio dire. Di domenica sai che abbiamo questo leggero impegno, di no? Di sabato però, sì. Di sabato potremmo, sì, vabbè. Avremo ancora Stella, Barbara, naturalmente la grande musica di Anna e Luca Acoustic Duo. E naturalmente io e GP. E tutti gli amici di qua, di Azzano Decimo. Ci vediamo tra... A tra poco. Non so quale... Tra poco, tra pochissimo. La qualità di prodotti sempre freschissimi, con tante grandi occasioni. Despar Azzano Decimo, la gastronomia, ogni giorno speciale, una qualità per gli amanti del buon gusto ed offerte insuperabili su tantissimi prodotti. Despar Azzano Decimo, vieni a trovarci in via 25 Aprile. Lo stile? Il tuo look sempre perfetto. Creative acconciature, i tagli più all'avanguardia, lo stile anni 50, il top per la tua testa sempre a posto. Creative acconciature, ad Azzano Decimo. C'è un mondo che gira intorno a te, il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è.
metti la tua auto in mani sicure. Ballardin Auto, officina e vendita, centro revisioni, centro autorizzato Michelin, impianti a gas BRC e BRC Service, vendita auto autorizzato Fiat, auto nuove ed usate. E con la tua auto non avrai più pensieri. Ballardin Auto, ad Azzano Decimo. Sempre più buono, sempre più numeroso. Al Bon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Bon Gustaio, più buono di così. L'unico, l'originale, da 10 anni in outlet vi propone i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. Ed ora vi presenta le nuove gamme di elettrodomestici e cucine con sconti incredibili. In outlet a Pordenone, Interporto, a Pradamano, in via Nazionale 92. I colori della natura, i fiori, le piante. Fioreria Cristallo, per qualsiasi festa e ricorrenza, ditelo con i fiori. Cesti, composizioni, bouquet, corone, cuscini, i fiori per tutte le circostanze. Fioreria Cristallo, anche con il servizio a domicilio, da oltre 55 anni a Pordenone. La colazione, il brunch, tutti i giornali e i servizi online, ricariche telefoniche, pagamenti delle bollette, caffè Nogaredo. Ogni giorno dalle 6 di mattina vi aspettiamo con tanti servizi per voi. Caffè Nogaredo, la sede del Pordenone Fan Club. Ogni partita del Pordenone in trasferta, in diretta sul mega schermo. Caffè Nogaredo, passate a trovarci. Ebbene sì, cari amici, ci sarò anch'io domenica 25 qui al centro commerciale Gran Fiume. L'altra domenica parleremo di sport friulano qui in diretta, proprio qui al centro del Gran Fiume. Sì, non è che c'è solo Carlo Luna, ci sono anch'io GP, ma soprattutto c'è lei, la divina Pamela Bonesso, proprio domenica 25 settembre dalle 14:30, proprio da qui, centro commerciale Gran Fiume, Fiume Veneto. Vi aspettiamo in tantissimi. Eccoci, intanto io ho mangiato un pezzo di pane, un pezzo di polenta e il formaggio. A me invece... Tutto squisito, veramente. A me invece hanno messo un simbolo di sapori, sapore dell'arte. Eccolo qua, vedete, al mio taschino. La tua forchetta. La mia gardenia nuova, ossia non poteva essere altro che una forchetta proprio per invitarvi fino a questa sera qui in piazza d'Azzano Decimo. Sta splendendo un sole bellissimo che lo potete vedere sicuramente dietro le mie spalle. La piazza è coloratissima, è veramente una grande bella manifestazione. Complimenti agli organizzatori. Ricordiamo che sono più di 20 anni, vero assessore? Sì, sono più di 20 anni. Sì, ringrazio ancora, colgo l'occasione per ringraziare ancora Vele Libere che ha avuto la capacità di organizzare questo evento, di rinnovarlo di volta in volta e di riproporlo anche quest'anno, credo a beneficio di tutta la comunità. Quindi un grazie sentito ancora a tutte le associazioni che collaborano per rendere questo evento sempre più bello. Bene, qua abbiamo poi i nostri amici ci hanno detto una cosa di San Martino. Lo dicono molto noi, importante. Lo diciamo noi? Chi lo dice? Lo dicono lo diciamo loro? Noi? O lo dite voi? Dillo tu. Il rappresentante qui del gruppo. Il rappresentante. Sì, perché c'è anche un avvenimento molto speciale molto. Oggi per gli amici del gruppo Amici San Martino. Sì, noi volevamo innanzitutto ringraziare Franco Franco e Pierina, ok. Perché oggi hanno rinunciato di uscire con i parenti ed amici per l'anniversario di matrimonio, cioè rinunciato, hanno detto dobbiamo dare una mano al gruppo Amici San Martino, le Vele Libere. Non sono andati a festeggiare il 51esimo anno di matrimonio, ma sono qui con noi che stanno cucinando il formaggio. Adesso io volevo ringraziare tutti e due da parte nostra e anche da parte delle Vele, insomma, di questi due signori. Dopo 51 anni a fare i casari in latteria, sono ancora qui con noi anche oggi che è il loro anniversario.
Ecco, grazie a loro per questi 50 anni. Certamente. Complimenti. Poi c'è un altro avvenimento molto ma molto importante, perché è una cosa che a me coinvolge molto. Quando le persone, no, riescono, è sempre meno difficile, ma non è mai facile riuscire ad arrivare a una certa età. Che cosa succede mercoledì, Barbara? Mercoledì è il compleanno di mio nonno, che compie 89 anni. E allora un applauso per gli 89 anni. Pensate, 89 anni, quindi lui si è visto la Seconda Guerra Mondiale, si è passato il terremoto del 76, ha fatto chi, la mamma o il papà che dopo sei venuta fuori tu. Allora, sicuramente il nonno si chiama Enzo. Ciao Enzo, tantissimi auguri per i tuoi 89 anni. Ma tu sei la solita bella bambina straviziata dal nonno? No. La mamma non è d'accordo con la tua affermazione, non c'era dubbio, il papà neanche. Sarei stata viziatissima. No, quando ero piccola un po', dai. Ecco, un po'. Invece un po'. Tu con te i nonni, Stella? Eravamo troppi fratelli. No? Ah, troppo difficile districarsi. Allora, stanno finendo le partite, sta finendo anche il nostro tempo, vediamo la Serie A. Allora, Cagliari-Atalanta 3-0. Benissimo. Crotone-Palermo 1-1. Sassuolo-Genoa 2-0, che è già finita. Sì. E Torino-Empoli, anche questa già finita, 0-0. Bene, invece andiamo in Serie D, Girone C. Abano Calcio, Campo d'Arsego 3-1, Union Arzignano Chiampo Vigontina 3-0, Belluno Legnago 1-1, Calvino Ale Alto Vicentino 1-2, purtroppo Cordenons perde col Mestre per 1-0, Montebelluna Vecon Verona 1-2, Tamai Este 0-3, l'Este ha fatto anche il terzo, Triestino Union Feltre 0-0 e Vigaso Careni Pievigina 2-1. Per quanto riguarda l'Eccellenza, subito questi sono i finali e allora andiamo subito a vederli. C'è Lismuzzane ISM Gradisca 3-1, Fontana Fredda Virtus Corno 2-0, Gemonese Lumignacco 2-1. Scusatemi che mi sono perso. Allora, succede quando siamo in diretta questo, Torviscosa Lignano 1-1, Manzanese Union Pasiano 0-1, poi San Luigi Calcio Tolmezzo 0-0, Tricesimo Cras Repen 3-1 e il Chions ha fatto anche il quarto col Vesna, quindi Vesna Chions 4-0. Sindaco, qualche ultima battuta? Ci tenevo a approfittare del fatto che la piazza alle nostre spalle è tutta colorata per dire che lo sarà anche il prossimo fine settimana. Infatti il prossimo weekend, a partire dal venerdì sera in cui ci sarà una cena di gala di beneficenza, avremo il piacere di ospitare Associazzano 2016, che è la festa dell'associazionismo locale, la festa di tutte le associazioni del territorio, evento patrocinato tra gli altri proprio dal comune di Azzano Decimo, che ha anche contribuito nella sua realizzazione. E come è stato detto prima da Gianni, che ha riportato l'episodio della coppia che ha rinunciato all'anniversario di matrimonio, la festa dell'associazionismo è soprattutto questo, la festa di tante persone che hanno scelto di dedicare del tempo agli altri, nelle diverse sfaccettature di quello che è il vivere insieme, lo sport, la promozione sociale, la cultura, e anche eventi come questi quindi diventano fondamentali e acquistano un'importanza particolare proprio perché fatti con il cuore. Quindi vi aspettiamo anche il prossimo fine settimana, sempre qui in piazza d'Azzano Decimo, per vedere quanto di bello le nostre associazioni hanno fatto e continuano a fare nel territorio. Perfetto, grazie al sindaco. Noi vi salutiamo adesso perché chiudiamo in musica e poi diamo la linea alla sede centrale. Grazie a Pamela di essere stata con noi. Grazie di avermi chiamata e di chiamarmi sempre, certo, ogni volta che puoi. Grazie al sindaco Marco Puto, veramente, veramente soddisfatti, no, entusiasti di essere stati tuoi ospiti di Azzano Decimo. Grazie all'assessore Marco Bortolin, agli altri assessori che sono venuti a trovarci, grazie agli amici di San Martino, naturalmente alle nostre due splendide Barbara e Stella, e grazie. E chiudiamo in musica con Anna e Luca Acoustic Duo. E chiudiamo con una canzone sulla polenta e sul pane e sul formaggio. Va bene? Prego! Sleeping time, I
Kentucky home mines to the California sun. Your papa shared the secret of my soul. Through all the kind of weather, through everything we've done, your papa baby kept me from to go. Yeah. One day in this little alone, I let him sleep away. Grazie agli amici di Azzano Decimo, stiamo aspettando di ridare la linea ovviamente alla sede centrale a Telepordenone. E intanto salutiamo i nostri coniugi che hanno compiuto 51 esatto. anni di matrimonio. Anzi, vediamo qua subito, inquadriamo. Lei è Pierina, vero? Sì. Pierina, 50 anni di matrimonio insieme, 51, porca miseria, 51. Non si può sbagliare queste cose, insieme a Franco. Bene, grazie a tutti, a domenica prossima, ciao.